Sì, poi Comunque, allora parleremo iniziamo. anche della condanna perché Scusa. lui adesso esce a lavorare, insomma, probabilmente tra non molto sarà fuori. Va bene, se Forse. iniziamo, allora leggo il disclaimer per tutti gli amici che seguiranno la live e per quei ragazzi che la riguarderanno su YouTube. Allora, vi ricordo che i contenuti riportati nel video potrebbero non essere adatti a persone estremamente sensibili a causa degli argomenti trattati. Consigliamo pertanto la visione di un pubblico adulto. Ricordiamo inoltre che non sussiste alcuna intenzione da parte nostra di sostituirci a esperti del settore. Non siamo giornalisti d'inchiesta, criminologi, giudici o avvocati. Questi contenuti sono realizzati puramente a scopo di intrattenimento e di confronto, con la volontà di fornire informazioni il più possibile corrette e veritiere. Vi invitiamo dunque ad essere oggettivi, ma soprattutto gentili e umani nei commenti sotto al video. Quindi, ragazzi, partiamo con Grazie, l'introduzione grazie di mille. Silvia. Ciao Andre, lo sai. Ok. Allora ragazzi, quindi come dicevamo, siamo a Garlasco perché appunto poi questo, come spesso accade, no? Questi casi prendono il nome, no? Del luogo dove avvengono e a volte ci si ricorda più il Del luogo. luogo che il nome poi Certo. dei personaggi. Mi spiace perché poi come diciamo sempre, la cosa importante è ricordare sempre le vittime e quindi in questo Certo. caso Chiara Poggi e anche ricordare il nome di queste persone dà un'importanza E maggiore, alla fine secondo me, ci alla si ricordano memoria anche sempre e solo e delle. poi del presunto, in questo No, caso in questo caso colpevole. è colpevole. No, è colpevole È accusato. secondo la giustizia, Ah. però Ah. ci sono molti dubbi. Ovviamente, possiamo dire. Secondo la Noi legge. diciamo, secondo la legge è colpevole perché è stato giudicato così, non secondo il nostro parere, ok? Adesso vediamo insieme perché non mi ricordo Esatto. bene. Ciao ragazzi, chi sta entrando adesso? Sulla Ciao, 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 carta. ciao, stiamo Ciao. Chi iniziando. si sabba, mi raccomando, vi ringraziamo dopo la Sì. spiegone di Silvia. Lo Sì, non, appunto, come dicevo, sarò abbastanza spieghino. breve. Allora, siamo a Garlasco, in provincia di Pavia, quindi qui vicino, Vicino nelle a noi. zone, il 13 agosto 2007, quindi parliamo di estate piena e un periodo in cui comunque un paesino come Garlasco, di, ripeto, di 9.000 anni, comunque un piccolo paesino, è praticamente deserto per il 13 Certo. agosto, diciamo che più o meno tutti Tutti via. sono in ferie. Omicidio ai danni di Chiara Poggi, che era nata a Vigevano il 31 marzo dell'81, all'epoca dei fatti aveva 26 anni. Si era laureata da poco, era un'impiegata laureata in economia e lavorava come saggista presso uno studio commerciale di Milano. Ok. Il caso di cronaca, come vi dicevo, ha avuto appunto, come sapete bene, una grande rilevanza mediatica con un susseguirsi di reportage giornalistici, interviste dedicate al caso, programmi televisivi, salottini e chi più ne ha più ne metta. Lei è Chiara, figlia di Rita Preda e Giuseppe Poggi, e insieme al fratello anche Marco, suo fratello minore, la famiglia abitava in questa villetta Garlasco. Quindi avevano, non so se ti ricordi la casa, era proprio una villetta familiare, quindi Me la ricordo poco. indipendente, Ok. capito? Non in un Sì, condominio. sai, zone residenziali dei paesini con le villette Sì. residenziali, ecco, insomma. E si è laureata in pieni voti in economia. Tutti raccontano che era una ragazza molto, molto tranquilla, nel senso lavorava, studiava, aveva molti obiettivi anche lavorativi come carriera, però aveva anche questo fidanzato che è Alberto Stasi, stavano insieme già da un po' di tempo, ma tutti dicevano che comunque era una storia molto sana, Non c'era cioè, nulla da no, temere, anche sembra. dagli amici, anche gli amici hanno sempre raccontato che loro in realtà stavano bene, ovvio che ci sono i litigi, gli screzi da fidanzati, ma non c'erano dei problemi Sì. importanti, no, nella coppia che la gente è andata subito a pensare fosse colpa sua, no? O comunque non c'era un movente che è subito stato lampante, no? Sì. Sì, sicuramente lui che perché è un matto. Eh sì, o comunque Non ho già mai fatto magari, sai, quando pensare. ci sono un po' le storie magari già tossiche, ci sono i problemi, anche una vendetta, non lo so, Sì, magari sì, sì. terze persone. In realtà sembrerebbe che qui fosse tutto abbastanza sereno e tranquillo, Ok. da quello che si racconta. Ok. Cosa succede? Il 13 agosto, quindi, appunto come dicevo, piena estate, è la mattina del 13 agosto. Chiara Poggi viene colpita a morte con un oggetto contundente che non è mai stato identificato.
Si dice possa essere stato un martello, altri dicono un attizzatoio del camino, Sì. comunque un oggetto del genere. È Ma stata perché? colpita a morte Ok. nella villetta della famiglia. Lei era a casa da sola perché tutta la famiglia era in vacanza. Quindi immaginatevi anche lo strazio dei Che genitori, che disagio, sarebbe che roba. stato Certo, ugualmente doloroso, ma. ma immaginatevi magari le forze dell'ordine che vi avvisano e siete anche lontani da casa, c'è cioè una cosa Straziante, devastante, sì. perché io mi immagino, io quando succedono queste cose penso sempre al viaggio di queste persone, Sì, che capito? tornano sapendo Cioè, che è morta una esatto, persona a te e cara. soprattutto che secondo me te ne rendi conto quando arrivi, cioè nel senso, secondo me non ti rendi conto mentre sei in viaggio, cioè ovviamente ricevi una notizia del genere, secondo me sei anche un po' incredulo, allibito, cioè Certo, non non te credo che l'aspetteresti ragioni, mai. cioè a parte prendere la macchina o un Certo. mezzo per tornare a casa, secondo me non Certo, riesci a pensare lucidamente, quando arrivi certo. Sì. la realtà no, ti si Ti si sbatte in palesa. faccia. Allora, secondo gli inquirenti, Chiara conosceva l'assassino e credo che questo sia veramente Perché era aperto uno. la porta, giusto? Ha disattivato l'allarme. Credo che questo sia uno dei pochi punti chiari, cioè stabili nella vicenda, fermi, del Ok. fatto che lei conoscesse la persona che purtroppo le ha tolto la vita e che si è recata a casa sua quella mattina. Le ha aperto la porta in pigiama, perché lei era ancora in pigiama, era mattina presto comunque, no? E quindi Sì, non è che lei non. poi era estate, si era svegliata, non so se fosse in vacanza, comunque. Insomma, sai, ti svegli d'estate, sei lì, sei ancora in pigiama, magari stai pure mezza giornata in pigiama, no? Certo. A non far niente. Però la cosa strana era che c'erano ancora tutte le tapparelle abbassate, le tende tirate, la tazza comunque. Cioè, sembrava che lei stesse facendo colazione, che magari sarà lì e a un certo punto arriva una persona che conosce a casa, suona, insomma, citofona e lei le apre tranquillamente, disattiva l'allarme, magari Probabilmente si è anche con la tazza in svegliata. mano, Probabilmente si è capito? svegliata e non ha, la prima cosa che ha fatto è colazione, non aveva ancora aperto. Esatto, o magari chi lo sa, le finestre, le tende sono state chiuse da colui che l'ha uccisa, non lo so. Questo. Ma è un dettaglio comunque poco rilevante questa cosa delle tapparelle. E la ragazza, appunto, come dicevo, era sola in casa perché i genitori e il fratello erano in vacanza. A trovare il corpo e a dare l'allarme fu il fidanzato di allora, Alberto Stasi, all'epoca Qua 24enne. sentiremo tra l'altro registrazioni di Sì, lui che chiama. incensurato, studente di economia, anche lui studiava economia alla Bocconi di Milano e in seguito diventerà appunto poi impiegato commercialista. I sospetti cadono su un po' subito, quasi subito praticamente su di lui e credo che sia comunque, cioè non voglio, allora sicuramente poi ci sono stati degli errori nell'indagine, li vedremo tutti, però secondo me è abbastanza naturale che all'inizio siano caduti su di lui, nel senso che poi La hanno persona più sbagliato vicina. a non approfondire, a non percorrere altre vie investigative, però sapete, trova il corpo, fa questa chiamata molto molto Strana. strana all'ambulanza mentre lui va da carabinieri, quindi non. Parla di. C'è una persona. No, non ha un comportamento che poi Poi in quel caso non sei in questi mai. casi non puoi mai dire normale, nel senso che davanti a una scena del genere, cioè io non so neanche io come mi comporterei, cioè scappi, urli, ti pietrifichi, boh, vai come ha fatto lui alla prima stazione dei carabinieri vicino perché non sei preso dal panico. Comunque la reazione è sempre diversa e non Sì. bisogna mai giudicarla e ovviamente ci si può basare sulla reazione che uno ha in quel momento per condannare una persona. Però diciamo che sicuramente la situazione ha portato a concentrarsi su di lui all'inizio, no? Anche perché delle cose non tornavano, nel senso che i primi interrogatori loro dicevano: ma scusami, ma tu sei entrato in casa, hai detto che hai corso perché comunque Chiara non ti rispondeva da tutta la mattina. Sei entrato in casa, hai visto il sangue, sei corso a destra e manca e le tue scarpe, peraltro bianche, non presentano una minima traccia di sangue. E lui praticamente ha camminato avanti e indietro sul pavimento di casa. E di sangue ce n'è, ragazzi, perché purtroppo appunto Chiara è stata uccisa in maniera veramente Efferata. efferata. E quindi questa cosa credo che sia stato proprio uno dei primi elementi a
a insospettire, no? Tutta Il la PM squadra, il tra... PM, eccetera. Non c'era sangue come sulle scarpe, neanche sui vestiti. E alcune incongruenze, insomma, nel suo racconto, insomma, in tutta la storia. Stasi, ovviamente io ve lo sto riassumendo, adesso Sì, vediamo tutti i penso che lo vedremo passaggi, bene. eh. Stasi fu arrestato il 24 settembre 2007, ma scarcerato 4 giorni dopo dal giudice per le indagini preliminari per insufficienza di prove. Poi vedremo che partirà un processo poi nel 2015, quindi ragazzi sono passati ben quasi 8 anni, cioè dalla scomparsa di Chiara Poggi, e la Corte Suprema di Cassazione lo riconoscerà definitivamente come unico colpevole del delitto. Poi vi vorrò leggere, se non lo diranno bene nel documentario, le motivazioni della colpevolezza di Stasi, cioè in cosa risiedere, in 7 elementi in cui risiederebbe la colpevolezza di Alberto. State molto attenti a questi elementi: le scarpe, come vi dicevo, la bicicletta e la questione pedali. L'ora del delitto e l'alibi di Alberto, sarà moltissima C'è questo confusione. computer dove controllano i Lui, carabinieri e sì, perché fanno... lui in quella mattina dice che stava scrivendo la tesi a casa sua, che fino alla sera prima lui si era visto con Chiara, avevano mangiato una pizza, era tutto a posto, la mattina come sempre aveva chiamata, all'inizio non si era insospettito, poi va a cercarla e appunto poi c'è tutta la chiamata, l'ambulanza, la Sì. polizia, eccetera. Qua E bisogna seguire bene, eh. lui dirà che... come si dice, che stava lavorando alla tesi, e anche il dispenser, questo dispenser di sapone nel bagno di Chiara. Quindi questi elementi, scarpe, bicicletta, pedali, l'ora del delitto, alibi, dispenser, sono molto importanti, molto focali in questo racconto, e tutto girerà un po' intorno a questi fattori. E quindi io direi che non vi dico altro, perché veramente è molto, cioè le motivazioni sono lunghe, però secondo me è molto chiare, me le sono letta tutte, della colpevolezza. Sono dei fattori un po' che si intersecano uno con l'altro e che appunto hanno portato alla sua condanna a 16 anni. Poi vi racconterò anche cosa fa adesso Alberto, quando probabilmente uscirà, eccetera, eccetera, un po' quello che succede dopo. Fatto sta che c'è veramente molta molta confusione. Sono state, diciamo, non sono state percorse, secondo me, in maniera molto approfondita altre vie investigative, che comprendevano da una parte le cugine di Chiara, quindi proprio la famiglia anche, dall'altra questo amico, questo presunto amico del fratello, che probabilmente ha frequentato quell'estate casa Poggi, e non si sa, c'erano delle chiamate al numero di casa, però Da magari parte non si del sa, telefono del fratello, di no, di questo questo amico, amico, sì. non si sa se ovviamente cercasse il fratello, perché sono chiamate sul numero di casa, ovviamente non c'erano, anzi, parliamo sempre del 2007, ricordiamoci le date, perché ci sono smartphone, WhatsApp e via dicendo. Un'altra cosa fondamentale della vicenda è la questione dei video pornografici trovati sul PC di Alberto Stasi. All'inizio, ovviamente, poi figuriamoci, i giornalisti su questo ci navigano come se Sì. fosse oro. Si diceva fossero immagini, video pedopornografici. C'è stato in realtà anche proprio un processo A a parte, parte. solo per questo. Lui non aveva immagini e video, a quanto ho capito, pedopornografici, ma aveva dei contenuti porno, Porno. insomma, come magari ce l'hanno altri miliardi di persone al mondo. E lui diceva, Beh, anzi, a tutti volte noi. lo vi visionavo da sole, a volte anche con Chiara. Però, a quanto ho capito, all'inizio si pensava fossero pedopornografici, ma in realtà era solo, sai, magari quel segnale di quei siti dove scarichi queste cose, ma in Sì, realtà sì. tu Sì, non hai scaricato quelle cose lì, sì, capito? Non sì. ce l'hai all'interno del computer. Nel linguaggio informatico non so spiegarvelo, ma fondamentalmente non si capisce, perché all'inizio si pensava fosse questo movente, anzi, tanti ancora lo sostengono, che il movente, che non è ancora in realtà chiaro, perché comunque Stasi si è sempre proclamato innocente e continua a proclamarsi innocente. Diciamo che nello storytelling dell'omicidio si è presupposto che la tesi più probabile, mettetela così, che la sera prima i due abbiano litigato, o che comunque
lei in qualche occasione abbia visto questi contenuti, comunque che abbiano litigato riguardo a questi contenuti pornografici. Forse Ok. è la E cosa. questo è stato il movente, È stato sembra. il movente, poi non so se lei, non so, l'ha minacciato, le ha detto se tu fai questo io faccio così, cioè mi posso immaginare questo, non lo so, oppure in realtà il movente era un altro e presupponendo sia stato Alberto Stasi non lo sapremo mai. Chi lo Insomma, sa? vedremo allora. E, sì, perché poi c'era stato anche questo viaggio a Londra che aveva fatto lei, perché lui aveva fatto un periodo a Londra di studio e lavoro, mi pare. E raccontava, non so se gli amici, comunque non era, diciamo, tornata molto contenta, ecco, lei da questo viaggio a Londra. Ok. Quindi, boh, c'erano dei reali problemi, c'erano semplicemente degli screzi, hanno litigato per questo, non è stato Alberto Stasi, non so Proviamo a perché. capirlo Non so allora, perché vediamo. la gente si è sospettato per un attimo delle cugine, non ho capito. Ho cercato Mazza, che giro, informazioni. dove stiamo finendo? Ho Le cercato informazioni. cugine. Sì, c'erano queste due cugine Mazza. gemelle. Ho letto un po' di cose. E queste due cugine avevano delle storie molto particolari, anche fisicamente e mentalmente non stavano molto bene di salute. Non so se ci fosse una certa invidia nei confronti di Chiara. Loro hanno sempre dichiarato che erano molto legate, che Chiara è una persona buonissima, la prima a essersi laureata delle famiglie. Insomma, non ho proprio trovato delle informazioni chiare, esaustive riguardo il ruolo delle cugine in questa storia. Invece, il ruolo un po' più chiaro ed esaustivo, quello di questo Andrea Scempio, l'amico del fratello che è stato indagato ma poi assolto in toto, ok, da questa dalla, diciamo, dalla possibile accusa, perché c'erano queste chiamate, ma lui diceva io conoscevo il fratello, Quindi è più che normale. non si sa, non si sa. Poi, oltretutto, e qua chiudo, ci sono anche varie testimonianze di quel giorno. Subentreranno questi super testimoni che diranno di aver visto la bicicletta appoggiata al muretto della casa, diciamo, della recinzione della casa, di casa Poggi, bicicletta che scoprirà poi sui pedali, Il bicicletta famoso appartenente sangue. alla madre, però lui ha cambiato i pedali, lui si presuppone, con il sangue e poi il DNA di Chiara. E secondo me quello, tra tutti gli elementi, se li metto insieme, forse effettivamente È quello che incastra di più. quello dei pedali è veramente l'unico elemento a cui io, se proprio devo anche scagionare Troppo strano, Stasi. raga. Ma poi dirà delle robe che sono troppo No, strane. esatto, allora se Poi. io devo anche, devo cercare, ovviamente io devo dare il beneficio del dubbio, Adesso guardiamo, vediamo, perché anch'io non mi ricordo bene se devo cercare le cose. di scagionare Stasi, Tanto siamo sempre molto oggettivi. l'elemento pedali è quello che mi crea più difficoltà perché non so dargli una spiegazione. Allora, dobbiamo recuperare tutte le sub che tutti i ragazzi sono abbonati, non so quanti Sì, sono. scusami, comunque anche, esatto, Sakura, magari può essere anche gelosia, eh. Sara, scusami, Chiara aveva magari un'altra persona, cioè potrebbero essere tantissimi moventi, Non lo però potremo mai non sapere. di Ora. chiaro, di evidente, oltre contenuti pornografici del suo computer, non si hanno, capito? Vabbè, in realtà si può dire. Ma No, no, beh, ma ragazzi, raga, è questa cosa troppo delle strano. mestruazioni Dopo ne è parliamo. Dopo ne parliamo. inspiegabile e Tanto è lunga. Ne inconcepibile. parliamo dopo. Appena arriverà il momento, ne parliamo di queste cose nel dettaglio. Se Sì. no, finiamo all'una. Allora, no, infatti, chi dobbiamo ringraziare? Allora, Pasquero, Pasquero, grazie. Ha buonasera. regalato 5 sub. Grazie Grazie, mille. bentornato, Joyce ha regalato una Joyce. sub. Grazie mille. Ed Eshir si è abbonata Prime. Grazie mille. Sara Cinesca, Saracinesca. grazie mille per il Prime. E Tommaso, grazie mille per il Prime. Continuate ad abbonarvi. Tanti abbonamenti ci fanno capire che vi sta Grazie piacendo ragazzi. la serata, quindi ne continueremo a farle. Più abbonamenti fate, più serate facciamo. Questa è la base, lo Certo, sapete. certo. Lo sapete. Quindi avete chiaro il contesto, ovviamente, ripeto, sicuramente lo sapevate già, però anch'io poi riguardando un po' questi casi del passato, mi rinfresco un attimo la memoria perché ovviamente non ti può ricordare tutti gli No, elementi, no, che vanno a infatti. costituire tutto il caso e il contesto. E quindi niente, spero di essere stata abbastanza chiara. E iniziamo a guardarlo appunto perché è anche molto lungo, quindi. Ok, quando ci sei, chat, voi ci siete, avete capito? In sostanza, poi piano piano sviscereremo la situazione, la faccenda guardandola. Va bene? Posso partire? Mi date il vostro benestare? Andiamo. Per partire? Vado? Vado, ok. Ditemi se sentite basso, alto.
Io faccio sempre un pelo più basso, così almeno sentite le nostre voci nel caso. Pasqua da Garlasco. A Garlasco? Sì. Questa è la chiamata, raga. Credo che abbiano ucciso una persona, non sono sicuro, forse è viva. C'è sangue dappertutto, lei è sdraiata per terra. In strada o in casa? No, in casa. Sì, ma è una sua parente? No, è la mia fidanzata. Posso dire che mia figlia non c'è più e basta. Vuoi dire qualcosa? Chiara Poggi, 26 anni, è stata ritrovata con la testa fracassata questo pomeriggio. A trovarla, il fidanzato Alberto Stasi, è stato interrogato per 17 ore dai carabinieri. Andate a girare dove volete, dove dovete lasciarci in pace. Lo vuole capire o no? Io non vengo a casa sua a disturbarmi. Ho chiesto la verità e basta. Basta, basta. Con la testa fracassata. C'è neanche. Chiara aveva al peggior nemico questa grande volontà di costruire una famiglia insieme in quel momento ad Alberto. Ti rendevi conto di una veemenza forte. Qui c'è qualcuno che ha scaricato la propria rabbia, la propria reazione su questa ragazza. Questo è quello che ho detto e io. Poi di sono solito, di solito quando sono così efferati c'è comunque un rapporto tra la vittima e il colpevole, cioè un rapporto molto forte, sì. Ci sono delle emozioni forti. Tu entri sulla scena del crimine, cammini per questa zona, vai avanti, indietro, sei sconvolto e non troviamo una minima traccia di DNA sotto le tue scarpe. Senza il minimo dubbio è stato Alberto Stasi. Incastrare Alberto Stasi, le prove, il DNA della fidanzata sul pedale della sua bicicletta. Per gli inquirenti gli sarebbero bastati 23 minuti per uccidere Chiara. Ti verrei anche a trovare, ma ti posterei di tutti i giornalisti, poi ci sono no, sicuramente guarda, lì. Senti, no, meglio di no. Purtroppo adesso siamo due parti. È vero. Contrapposte. Con la madre? La madre, ragazzi, di Chiara? La mamma di Chiara, la compostezza con cui. Perché all'inizio. Ovviamente loro, cioè anche i genitori di Chiara non pensavano fosse stato Alberto, cioè proprio lo dico proprio chiaramente, a un certo punto, diventando due parti contrapposte anche dal punto di vista processuale, lei ha dovuto chiudere i rapporti, ma ragazzi, ma certo. Lo sentite lei com'è composta comunque, cioè non è una che subito si è scagliata contro sì, lui, sì, ci ha aspettato ovviamente la giustizia, no? Certo. Lo faranno vedere anche i test probabilmente nel tempo, no? Poco fa a Milano la sentenza per l'omicidio di Garlasco. Una sentenza dunque di condanna a 16 anni dopo 6 ore di camera di consiglio, così ha deciso la corte. Quindi 16 anni ha preso? Se non ci fossero stati tanti errori, tante manchevolezze, ne rivedremo. Tante dimenticanze, tantissime. Oggi si potrebbe parlare di una verità processuale più certa e più oggettiva. Non finirà mai qui. Gli elementi processuali che noi abbiamo a disposizione e le indagini difensive comprovano che c'è stato un clamoroso errore giudiziario. Ma perché? Adesso vedrete. Assolto, assolto, condannato, condannato. Lo Stato non scommette, ovviamente. Lo Stato per mettere in galera un cittadino deve essere ragionevolmente sicuro che sia lui. È perfettamente ipotizzabile che un processo finisca senza colpevole. Qualsiasi magistrato volonteroso adesso che vedremo. Voglia di vedremo. Leggere gli atti se ne accorge tranquillamente. Ma non siamo arrivati alla verità. Ma chi è stato? Infatti io vi dico questo perché De Sciri ha detto domanda giusta, quella che vi ho fatto anch'io prima, cioè che mentre pensavo alle altre piste investigative. Quindi vi chiedo a voi e ve lo dico anche a me stessa, mentre guardo il documentario adesso, proviamo a pensare se non è stato lui, chi può essere stato?
Cioè, pensiamola in questa chiave, ok? Se non lui, chi? Sì. Ok, perché comunque, appunto, ripeto, non sono state approfondite troppo altre piste investigative, forse perché non aveva senso approfondirle. Probabilmente sì. O perché c'è stato, ci sono stati proprio troppi errori. Grazie Luca, grazie mille. Grazie Luca per la sub. Vediamo, vediamo, sono curioso, perché più ne parliamo e se non so le cose non riesco a rispondere. Cioè, almeno vederle. Nei vari documentari. L'ex capo del RIS di Parma c'è sempre. Intorno al 2008. All'epoca avevo 34 anni. Era probabile che toccasse a me poi trattare il processo di Carlasco. Comunque scusatemi, ma lui che ha 34 anni tratta il processo, cioè lui è una mente incredibile. Allora, lui giovanissimo anche adesso, oltretutto. Omicidio a Carlasco il 13 d'agosto in una semideserta piccola città di provincia. Ti aspetti un qualcosa di lineare con una storia dietro facilmente, come dire, decifrabile. Ci siamo trovati di fronte a delle sorprese, delle peculiarità che ricordano più un omicidio in un sobborgo di New York una sera di Halloween. Cioè, capisci, una follia è diventata. La notizia arrivò a metà pomeriggio. E ci fu subito un accorrere a Carlasco. L'unica notizia era è stata uccisa una ragazza. A dare l'allarme il fidanzato Alberto, studente di due anni più giovane di lei, che ora si trova nella caserma dei carabinieri sotto interrogatorio. Siamo nel cuore della Lomellina, uno degli angoli più tranquilli, più riposti, direi più silenti del pavese. Paesino perduto. La porta non è stata scassinata, ma all'interno, nell'ingresso, sono ben visibili i segni di una colluttazione. Non potrò mai dimenticare quei momenti. Ero al mare con i miei genitori, eravamo in Liguria. Lui è fratello, no, è il cugino. Un tranquillo dopo pranzo in cui cercavo di rilassarmi leggendo un libro. Che follia. Improvvisamente aiuto. Sento arrivare un urlo veramente che ci ha lasciato tutti senza parole, di mia madre, che aveva appena ricevuto la telefonata in cui le comunicavano che Chiara era morta. Aiuto, ragazzi. 13 agosto del 2007 ero il comandante della stazione carabiniere di Carlasco. Da quel giorno la cittadina di Carlasco rimase sconvolta per l'omicidio della povera Chiara. Poi sai, quando queste cose, come dicevo prima, succedono poi nel paesino, no? Sempre silente, come dicevano loro. Sembra... C'è questa ragazza con una vita normale che viene uccisa in questo modo. Cioè, sembra proprio l'inizio di un libro giallo, capito? Sì, per sì, quello sì, che sì. Poi diventano le storie così è vero. Mediaticamente rilevanti, no? Quando io sono arrivato sul posto, mi ricordo tanto sangue. Ovunque, raga. Sia sul pavimento che su una o due pareti. Sangue, ti rendevi conto di una veemenza forte, di una veemenza incredibile, e lo vedevi da subito, perché da subito vedevi questa raccolta ematica e le tracce delle mani insanguinate di Chiara che un po' aggiungevano sangue, un po' la sportavano da quella traccia trascinata per i piedi. E prima di arrivare nel disimpegno dove c'era la porta poi della scala, vedevi altri colpi, cioè vedevi i segni di un'altra aggressione. Era proprio l'immagine classica di quell'ultimo momento in cui Chiara, forse anche progressivamente priva delle proprie forze, era stata colpita e gettata veramente senza alcun rispetto nemmeno
per la natura umana. Cioè veramente, cioè, fuori di testa, come raga. Se fosse stata colpita, come diceva lui, lei progressivamente perdeva le forze, quindi immagino lei magari anche un tentativo di fuga o comunque di allontanamento da questa persona che veniva però colpita sempre di più, no? Cioè aveva il cranio fracassato. E poi da qui, a quanto ho capito, queste sono le scale che portano al garage, no? Sì. Che portano nel piano inferiore. A quanto ho capito, non so se lei praticamente si accascia, il corpo rimane a terra qui o viene nel spostato. Disimpegno e forse viene, non ho capito se, se cade proprio il corpo dalle scale o se viene lanciato, se insomma adesso ci diranno, perché non l'ho mai capita bene questa cosa. Anch'io. Ci si trova davanti a una vittima giovane col pigiama sopra, un quadro familiare, affettivo, assolutamente armonico, equilibrato. Quando tu inizi un'indagine di questo genere, devi guardare a 360 gradi. Vai a vedere parenti, amici, conoscenti, vicini di casa, vai a vedere tutto, tutto, vai a verificare tutto. Chiara Poggi si era svegliata da poco, era ancora col suo pigiamino rosa estivo. Una delle prime ipotesi investigative è che Chiara conoscesse il suo assassino e gli avesse aperto la porta lei. Questo fu forse un primo discrimine. Poi non la mattina è stato, così, rapina, raga, non dai. È stato un furto degenerato in omicidio. No, certo, la tranquilla vita niente. Della gente di Carlasco viene sconvolta, molti sono via, in ferie. Ciao, e sono Sam. Via anche i genitori di Chiara Poggi, una bella ragazza di 26 anni, laureata. Alberto Stasi è il fidanzato di Chiara Poggi, è la persona che ha scoperto il cadavere, quindi c'è subito un focus investigativo su di lui. Lo stesso pomeriggio dell'omicidio, alla caserma di Garlasco, Alberto alla Stasi viene sottoposto a un serratissimo interrogatorio durato oltre 15 ore. Alberto racconta di aver lavorato tutta la mattina alla tesi di laurea e di aver provato invano a chiamare Chiara sia sul cellulare che sul fisso, e non ottenendo risposta racconta di essere andato lui stesso a casa di Chiara, di scavalcare il cancello e trova la porta d'ingresso aperta. A quel punto entra e trova il cadavere di Chiara. Esatto. Ok, quindi questa è la... Quindi questa è la ricostruzione. La lui, prima, no? Lui, il suo racconto dice: io ero a casa, stavo scrivendo la tesi come faccio tutte le mattine per tutta l'estate. Chiamo Chiara sul fisso, mi risponde, penso che stia ancora dormendo, la chiamo sul cellulare, però a quanto ho capito lui ha continuato comunque tutta la mattina a lavorare. Ma ragazzi, ma quante volte ci è capitato? Cioè, non è che anch'io probabilmente mi preoccuperei subito, penserei boh, sta dormendo, che cavolo ne so. E quindi ha iniziato, lui dice, ho lavorato tutta la mattina, ho capito che si è anche preparato qualcosa per pranzo, insomma, comunque alla fine si preoccupa, va, scavalca la recinzione. Lui dice che però è andato in macchina, in realtà è andato in bici. Ragazzi, questo è un elemento sempre da tenere da conto. No, sembrerebbe, non è provato. Non è provato. Però lui dice che è andato in macchina, Ci sono telecamere, cose, no? Scavalca, entra, porta aperta, vede tutto, chiaro, riesce, e poi c'è quella chiamata che abbiamo sentito alla Croce Rossa. Grazie Sam. Sam. E ciao Sam, come stai? Come stai? Grazie Martina. Marti. Grazie mille. Grazie per il supporto, raga. Sì, ciao Nico. Ciao Mio. Ciao. Io non sapevo che era tuo figlio, l'ho saputo stamattina sulla provincia. Io sono dovuto tornare anche ieri a casa a lavoro e papà guarda, di sono stato da ieri alle 2 che sono partito, sono arrivato qua alle 4, 2:30, sono stato fino alle 7 stamattina lì. Sì, in caserma. L'hanno passato 20 ore. Mamma mia. Una tragedia che non ti dico. Una ragazza d'oro, Mignano, d'oro. Che cazzo, sempre queste... Io papà di Alberto. Scusate. Ma Petisa! Grazie per le 10 sub. Grazie di cuore. Inaspettate così. Grazie. Grazie ragazzi per questa partecipazione. Sì, siamo davvero contenti, eh? Davvero. Se qua le cose poi vanno sempre meglio, facciamo 3 serate. Adesso iniziamo con 2. Tutta la settimana, raga.
Ringraziate la Petisa se avete preso l'abbonamento. Grazie, grazie davvero per il supporto. Scusa, ma di cosa è andato in macchina? Non sono delle telecamere per vedere, cioè, anche nel 2007, ma per quanto potesse apparire così fragile, aveva questa grande volontà prima di laurearsi, e l'ha fatto con il massimo dei voti, e poi di proseguire cercando di aprirsi una carriera manageriale. Nello stesso tempo voleva fare questo in condivisione col suo fidanzato. In quel momento il suo ragionamento era proprio quello di costruire il suo futuro sia professionale, ma anche evidentemente di costruire una famiglia insieme in quel momento ad Alberto. Ah certo, perché lui faceva... Sai, poi essendo laureati, poi Alberto stava laureando. Però in economia, avevano anche un percorso comunque universitario insieme, sì, cioè, uguale praticamente, sì. Quindi magari condividevano anche questa cosa, no? Sì. Cioè, lei era molto grintosa comunque, nonostante tutti raccontano appunto una ragazza tranquilla, però molto determinata è quello che voleva. Grazie Nick, davvero. Grazie ragazzi. Erano due ragazzi figli di famiglia, ottimi rapporti anche fra le due famiglie. Chiara aveva la sua laurea in economia e commercio tenuta a Pavia, aveva già il suo impiego a Milano, faceva il pendolare come tanti pavesi con Milano. Alberto era in stato di avanzamento con la sua tesi di laurea alla Bocconi di Milano, quindi il quadro era un quadro di una assoluta normalità, e questo lo testimoniarono anche tutti i tanti testimoni di cui andammo alla ricerca in quei giorni. Pronto? Stasi? Sì. Sì, buongiorno, sono la mamma di Chiara. Madonna. Ciao, buongiorno. Buongiorno, lei è il papà? Siamo qua ancora in caserma. Sono in pensiero per voi. Ma io guardi, non le dico. Io adesso ne parlo con Alberto, sembra è ancora. Io non ci rendiamo ancora conto di quello che ci succede. È una cosa che immagino. Cioè, lei, cioè, ragazzi, la madre in pensiero. A me mi fa venire incredibile. La madre in pensiero per loro. Io me la ricordavo loro, la capisci? Forza di questa mamma. Io me la ricordavo la sua fatta. Per lei, visto come assomigliava Chiara la mamma? Hai visto sì, la mamma? Sì. E cioè, ragazzi, lei, cioè, capite quello che dicevo anche prima con Alberto? Cioè, lei, perché probabilmente non si rendeva neanche conto, no, della situazione. Però questa benevolenza, sì, questo sì. Non avere pregiudizi. No, veramente, anche a me, ragazzi, mi spezza il cuore a sentire queste chiamate. Ma non lo so. La genuinità, cioè, lei, di questa lei donna, che conforta, no? Stasi nel perché, dolore perché, totale. Ragazzi, ovviamente pure i genitori di Alberto, adesso non è che hanno proprio passato il carnevale di Rio, cioè voglio dire. Certo, poi guarda cosa c'è. Sono sempre due famiglie che vengono rovinate in questi casi, sì, sempre. Sì. Oltretutto mi sembra che il papà di Alberto sia morto, non vorrei dire una cavolata, ma credo. No, non c'è niente. È la prima volta che la sento, e probabilmente avevo letto il testo, ma sentendola fa una certa impressione. Questo perfetto. Era papà di Stasi che stava parlando al telefono. Manca ancora l'arma del delitto, manca il movente nel giallo di Garlasco nel pavese, ma c'è l'impronta di una scarpa da ginnastica all'ingresso della villa. Stasi dichiara di essersi accorto subito delle macchie di sangue presenti nell'ingresso e di essersi a quel punto diretto, senza guardare dove metteva i piedi, verso la saletta TV dall'altro lato della casa, dove c'era la TV accesa a volume molto basso. A quel punto, con qualche difficoltà, riesce ad aprire la porta a soffietto che conduce nel vano cantina. Lì scende uno o due gradini e si accorge del corpo di Chiara riverso in fondo alle scale con la testa verso il basso. Capito? Quindi era in fondo alle scale. Quindi ha preso per forza, scusatemi, tutta la... Le macchie di sangue per forza tocchi qualcosa. Quello è proprio un elemento molto strano. Stefania e Paola, cugine di Chiara, hanno preso dei fiori da portare alla villa di Garlasco, dove la giovane 26enne, la prima a sinistra nella foto, è stata brutalmente uccisa ieri mattina. Era stupenda, solare, mi faceva ridere, mi ha fatto venire voglia di studiare. Lei era una ragazza che amava studiare, amava andare avanti. E ha insegnato tutti a questo, ma proprio tutti. Ma anche il suo ragazzo Alberto era così.
erano identici. Ma qui Alberto con una delle cugine. Il primo interrogatorio l'ho portato. E poi alla fine abbiamo imparato in questi casi, poi sono le forze d'ordine ti spremono. Mi ricordo su uno in particolare di come si ricordava il volto della povera Chiara. E lui mi rispose che il volto lui se lo ricordava pulito, chiaro, pulito. E lì, magari in un mio eccesso, gli contestai tutto questo, mostrandogli una foto che nel frattempo erano già state scattate, dove gli dissi: ma scusami stronzo, è questo il volto pulito? Ah, lui l'ha ammesso che ha avuto un eccesso di... Ah, ok. Perché la povera Chiara, il viso, era tutto un pieno di sangue. È un flash, ce l'ho negli occhi in un flash. E a faccia in giù, sulle scale. Cioè, è proprio un flash, no? Ma raga, ma non è un delitto efferato, cioè, ma... Io spero, cioè, tutti i medici scientifici che ci sono adesso. Grazie Mac per la sub. Ma raga, ho detto mi sembra... tutto quello che sapevo che poteva essere utile a loro per scoprire chi è stato. Ecco. E basta. Rosanna Santoro, perché oggi gli investigatori sono andati nell'officina del padre di Alberto? Sono andati nell'officina del padre di Alberto a sequestrare su disposizione del pubblico ministero Musso la centralina d'allarme. Ai primi di settembre del 2007, Bruno Vespa, io lavoro per Porta a Porta e faccio prevalentemente la cronaca giudiziaria, mi ha detto di andare a seguire il caso di Garlasco. Ricordo che sono arrivata lì con un trolley perché ho detto vabbè, è settembre, non è che mi devo portare chissà quanta roba. Ed è rimasta di dopodiché questo trolley ha iniziato a non bastare. Si è capito quasi subito che non era uno di quei gialli che si sarebbero risolti in tempi brevissimi. Già dall'inizio c'era il sospetto che fosse coinvolto il fidanzato. Sì, esatto. Ma... no, Matteo ha ragione, questo lo diciamo sempre, che le contraddizioni a volte sono frutto di interrogatori interminabili. No, infatti diciamo sempre, qua, sì, ormai abbiamo capito, siamo mesi che guardiamo queste cose, abbiamo capito che... A 20 che, ore di c'è gente che si immagina addirittura delle realtà diverse. Sì, esatto, gente che si immagina, gente che... Ormai è appurato. Che per essere liberato, tra virgolette, si inventa anche le cose. Cioè, ma su questo probabilmente tutti i casi abbiamo visto. Probabilmente cioè, sì, c'è sempre un fondo. Non in tutti, ovviamente, non in quelli in cui è evidente, forse fin da subito. E poi un caso lo risolvi in poco tempo, e quando diventa veramente così che passano le ore, iniziano a tornare questo, a tornare quell'altro, cioè raga, non ne esci più, non sì, ne esci poi sono più. Quei casi in cui magari più. C'è chi testimonia con tutta la tranquillità, cioè non è non come in questo caso al paziente ha delitto compiuto 15 ore dopo, stai lì e quindi ti torchiano e tu sei in sbatti, ansia, non sai cosa stai dicendo. Cioè, ci sono alcune persone invece che rilasciano delle dichiarazioni in estrema tranquillità. Sì, no, vabbè, certo. Non è che ora è contestabile anche. No, assolutamente. Magari una dichiarazione di un cioè, dico, ovviamente la maggior parte delle volte credo che i casi siano trattati in maniera certo. Efficiente. Però poi sì. Quando ci sono gli errori grossi, ci sono, capitano. Sì, Mac, l'abbiamo trattato l'ultima Crime Night. Esce venerdì su YouTube se vuoi vederla. Cioè, abbiamo trattato venerdì il caso. Venerdì c'è tutto di Serena Morricone. Una perquisizione di 6 ore nella casa di Alberto Stasi, il fidanzato di Chiara Poggi. Di questo avviso di garanzia, che è giusto che vadano avanti, che facciano quello che devono. I carabinieri hanno guardato dappertutto nella villetta, sequestrate anche 3 auto della famiglia Stasi, sequestrata anche una pinza da camino e alcune biciclette. Ma nelle biciclette?
bicicletta e poi si La bicicletta nera da donna è uno degli elementi chiave attorno a cui gira tutta la vicenda. È molto probabile che l'assassino sia arrivato a casa di Chiara Poggi in sella a questa bicicletta nera, perché viene vista da due testimoni nelle appoggiata ore compatibili così con l'omicidio di Chiara. Quando sono arrivata lì da mia figlia, ho messo giù la mia bicicletta sul cavalletto e ho allungato gli occhi e ho visto sta bicicletta nera appoggiata. Lei è una dei testimoni della bicicletta. Ma come mai così presto l'hanno fatta svegliare? Ecco. Che ora era, signora? Erano le 9:10. Ne è certa. Sono sicurissima. Poco più tardi, alle 10:20, sì, perché lei era andata a dare da mangiare ai gatti quindi, della figlia a casa, quindi, quindi lei ci sono arrivata. Si ricorda un po'... Sì, sono arrivata con la bicicletta, ho visto questa bicicletta. Quando esco alle 10:30 non c'era più, lei dirà, no? Ok. Lui con la bicicletta non ci sarà più. Pensa a te. Però ha dei pedali diversi, no, rispetto al modello, sembrerebbe. All'incirca una decina di giorni dopo, la procura di Vigevano iscrive Stasi al registro degli indagati. A questo punto c'è un fascicolo aperto con un nominativo, quindi non contro ignoti. Io in quell'occasione deposito la nomina come avvocato della persona offesa, cioè dei prossimi congiunti di Chiara Poggi. Gli inquirenti avevano sicuramente le audizioni di Alberto Stasi con evidenti contraddizioni e avevano questo riscontro che era emerso quasi subito della discordanza tra impronte che avrebbero dovuto lasciare le scarpe di Stasi che indossava nel momento in cui aveva dichiarato di essere entrato in casa e quelle invece rinvenute all'interno dell'abitazione. Ok. Sul pavimento c'erano tracce ancora da contatto molto molto concentrate che costituivano una barriera che non poteva essere oltrepassata se non calpestando quel sangue. Beh, questo strideva insomma con quello che poi nell'immediatezza risultò, e cioè che non c'erano impronte delle sue scarpe Zero. Su quell'area non e non c'era sangue sulle sue scarpe. Ma io sto impazzendo. Ma quindi praticamente sembrerebbe che neanche sia entrato a vedere. Se non ci sono. No, la cosa non allora, se noi pensiamo sempre, presupponiamo che sia stato lui. Ha fatto i saltini. In questo caso, no, vuol dire che lui è arrivato, colluttazione, l'ha uccisa, è tornato a casa. O comunque ha gettato queste scarpe o le ha pulite dopo? Se le ha tolte. Se le ha tolte, le ha cambiate? Cioè, potrebbe essere tutto questo, capito? Okay. Cioè, lui prima ha ucciso, poi ovviamente. Si è comunque ma non c'è segno delle di alcuna scarpa però che cosa vuol dire? Che tu hai tutto il tempo per stare accorto e non calpestare il sangue? Cioè quello che dicono è se lui è entrato con questa foga, perché ovviamente voi immaginatevi, entrate a casa del vostro fidanzato, della vostra fidanzata, vedete tutto sto sangue, a parte che io probabilmente mi cagherei subito in mano, però io pesterei tutto per però lui dice io ho iniziato a correre prima avanti poi indietro, poi ho visto che era lì sotto le scale. Cioè ragazzi, se voi correte una casa senza prestare attenzione a quello che c'è per terra, neanche lo vedi per terra. Quindi dicono, com'è possibile solo una persona che ha ucciso questa persona è stata attenta, uscendo a non calpestare. Dico, anche cioè l'assassino tutto... come ha fatto a lasciare le impronte? Anche l'assassino vuol dire che ha lasciato le scarpe fuori, è andato a prendere. Aveva tutto il tempo di. Ma no, anche l'assassino mentre ammazzava, non ci cammini sopra il sangue mentre ammazzi una persona? Questo sto dicendo io. Cioè, stai ammazzando una persona e nel frattempo non cola il sangue e tu i piedi dove li metti? Voli? Cioè... Ha pulito? E come ha fatto a pulire? C'è il sangue ovunque, amore. Ha pulito dove c'erano le impronte? Eh sì, sarebbe visto. E quindi non è che uno può volare, qualcuno è stato per forza. Boh. Anche scalzo lascia impronte. Certo, certo, può essersi cambiato, può essersi cambiato le scarpe, può averle pure buttate. Vabbè. Perché le... non... C'è un'impronta fuori. Comunque, lui aveva le scarpe immacolate, cioè questo che comunque dicono, al di là di come l'assassino, ok, abbia potuto non lasciare queste impronte, comunque non regge il fatto che lui entrando in casa con questa foga di corsa per cercare Chiara non abbia lasciato impronte. Infatti, per forza. Cioè questo lo dicono, è proprio il primo elemento, diciamo, su cui si basa la colpevolezza. Infatti. E come fai? No, ha detto no, l'ha solo visto e scappato, dice lui.
mi pare, no? Non voglio rispondere, non sto bene. Papà di Alberto, cosa da dire? Papà di Alberto, no, cosa deve dire papà di Alberto? Come sta lo vedete anche voi, lo vedete anche voi come sta. Non mi schiacciate. In una situazione del genere, purtroppo è accaduto a noi, ma potrebbe accadere a chiunque. Non mi schiacciate, dai, adesso basta. C'erano un po' di voci sul fatto che il quadro accusatorio si stesse facendo più pesante. Poi succede che un giorno... A più di 40 giorni dal delitto c'è una svolta nel giallo di Garlasco. È in stato di fermo Alberto Stasi. Pronto? Sì, Rita. Aspetti. Sì, ciao Rita. Ciao. Senti. Non so, ti dico solo che ti sono vicina e basta. Grazie, sì. C'è la mamma e vicina. Alberto mi ha detto di dirti che non è stato lui. Lo so, lo so. Capito? Lo so, Betty, lo so, io non ci credo. Vedi non che lei lo dice, che non ci... Alle 14, dopo 43 giorni, gli indizi sono diventati prove. Sui pedali di una bicicletta sequestrata dall'abitazione di Alberto Stasi il 20 agosto scorso sarebbero state trovate tracce di sangue di Chiara Poggi. Io non ho fatto niente per Chiara, non ho fatto assolutamente nulla. È il sangue di Chiara sui pedali della tua bicicletta? L'unica cosa che mi può venire in mente è che... 5-13 sono tornato da Londra e sono andato a casa di Chiara con quella bicicletta una volta sola e da un periodo del ciclo mestruale che avendo il ciclo magari è stata una sua goccia del ciclo mestruale o delle gocce, non so, l'unica cosa per cui io posso immaginare di avere. Ora blocchiamo da secondi qua perché non l'ho usata. Io ho preso lunedì mattina, sono rimasto a casa mia fino alle 13:40. Io gli credo. Io ho creduto dal primo giorno. Lo so. Guarda, non so che cosa dirti. Io mi sto pensando. Guarda, sono sconvolta perché non ci credevo. E non ci credo. Ora mi dite la vostra, per favore, su questa cosa qua del ciclo mestruale. Perché se io ci penso a una macchia di sangue che può finire su un sui pedali, non so se uno o due, perché è importante anche questa cosa nel dettaglio. Cioè, deve essere una macchia di sangue abbondante per finire su un pedale da una scarpa, no? Immagino. Cioè, sì. Non deve essere una gocciolina, sì, non capisco. Sì, anche secondo me questa cosa del ciclo è veramente, ragazzi... A meno che non abbia lei usato la bici, Chiara, e dico, magari dal pantalone ti esce. Ma è difficile anche che cada sulla... Credo che ci sia pedale, una probabilità pari allo zero. Ma anche se pesti una goccia con la scarpa, ci siamo tutti, e poi metto il piede sul pedale, è difficile che questa goccia qua... anche minima possa essere trasportata sul pedale. Ma poi non anche so. Nell'interrogatorio la PM, poi che lo ascolta, qua non c'era il pezzo, si incazza e gli dice: ma cosa stai dicendo? Io prima di essere una PM sono una donna, non è che vado in giro a sgocciolare per casa quando il ciclo mestruale. Ci è capitato a tutti, per l'amor di Dio, quelle situazioni in cui si sporca, in cui magari succede qualcosa. A me non mi è mai capitato che però qualcuno pestasse il mio... cioè, ma poi, e poi che va a finire proprio su quei pedali della bicicletta che la testimone ha visto fuori dalla casa quel giorno. Cioè, mi sembra una roba troppo forzata, capito? Questo mi sembra un punto molto forzato, se devo essere sincero. Mi sembra un po' forzato. Questa roba del ciclo mestruale. Poi, non so, ditemi voi, grazie Danielino. Cioè, ditemi voi se... Sì, sì, ma poi c'era... Dico grazie penso Danielino. Io male, Poi c'erano altre impronte che per errori del RIS e dell'investigatore non sono state rilevate. Ecco. Sì, anche come dicevo, non mi ricordo chi l'ha scritto. No, dopo lo vediamo. Aspettiamo un attimo, parliamo... Cioè, una cosa alla volta, poi piano piano snoccioliamo, cioè... Giusto per capire cosa ne pensano anche loro. Perché poi gli altri errori non li ho visti, non so ancora niente io. È impossibile, boh. Non so, vabbè. L'interrogatorio in una stanzetta al secondo piano di qui della caserma dei carabinieri di Vigevano è ancora in corso, è cominciato alle 16, quindi ormai si avvicina alle 5 ore di durata. Mi spieghi quando e dove avresti pestato il sangue mestruale? Non lo so, non ce l'hai pensato neanche fino adesso.
Nel senso, l'unica cosa... Cos'è stato che cominci a pensarci, Alberto? Non ho fatto nulla alla chiave. Non ho fatto nulla. Cioè, Alberto, mi devi spiegare che cosa ci faceva il sangue di Chiara su tutti e due i piedi. No, allora, ma già, scusa. Quanto a quell'idea non lo so. Ma scusa, questo vedi, è un dettaglio ancora più importante. Entrambi i pedali vuol dire che lui, cioè lei sgocciolava, sì. E lui praticamente ha fatto così, quando era lei ha fatto con due piedi, è andato sul, cioè dai raga, ma no, già ma è difficile, certo, ma la roba del perdonami, già è difficile che ti capita su un piede entrambi i pedali. Ma infatti allora come è possibile che il sangue sia lì? Spiegatemi come sia possibile infatti il sangue è la, che sia lì. Diciamo, questo è uno di quegli elementi che vi dicevo, tenete a mente. Ma cazzo. Perché lui come poi ha spiegato questa cosa alle Iene? Poi... Come l'ha spiegato che Iene queste due macchie di sangue? Cioè se sappiamo. No, lui ha detto, non so come dice qua. Su due pedali così accade una bicicletta che non è neanche sua perché è della però madre. Scusami, cos'è che aveva scritto prima? No, mi sono perso il messaggio di Mac. Che scusami, Mac, però mi puoi spiegare quale sarebbe la spiegazione della dinamica del delitto? Okay. Perché poi me lo guardo il video. Però dato che adesso siamo nel clou del discorso, no, che dici che l'Abruzzone potrebbe aver trovato la soluzione del caso, no? Da quello che mi scrivi, anche delle macchie di sangue. Spiegacelo giù, mi scrivo. No, io non sono nessuno, però dico cazzarola. Come si spiega allora? Cioè, allora potevo capire un pedale, quindi pesti con un piede, capisco un pedale. Cazzo, entrambi i pedali col sangue, entrambi, quindi tutti e due hanno cioè una sfiga incredibile per stare il ciclo con due scarpe, cioè, boh. Non lo so. Non lo so, mi sembra un po' strano, ecco. Poi per il resto non ci sono stati errori. È una questione che poco regge. Io mi rendo conto che non ho fatto nulla. Questa è l'unica cosa che mi rendo conto. Sono a posto con la mia coscienza, sono a posto con Chiara. Lei lo sa che non c'è stato io. Lei chi? Chiara lo sa benissimo che non c'è stato io. Lo sa anche chi è stato. Perché è stato lui e non io. Vabbè, guarda che un po' dato in palla ci sta. Delitto di Garlasco, fermato Alberto, il fidanzato di Chiara, unico indagato. Il procuratore dice ora abbiamo le prove. C'ero anch'io quella sera quando Alberto Stasi esce dal comando di compagnia di vigile, viene portato nel carcere dei piccolini, alla frazione piccolini. Dai, di Vigevano. Grida, dai. Assassino! Vabbè, poi questa roba. Mi ricordo anch'io veramente. L'urlo di questa donna che grida assassino. Beh, certo, per l'opinione pubblica Alberto Stasi era il colpevole, era il fidanzato assassino, ma anch'io ricordo di essermi messo in movimento quando mi arrivò una chiamata dicendo abbiamo fermato Stasi, il caso è risolto. In che condizioni sei tu, Bessi? Questa è una donna pazzesca. E anche lui, se è una cosa come un delinquente. Sì, l'ho proprio trattato così. Questa è la prova più evidente che i rapporti tra le famiglie erano saldi all'inizio di questa vicenda e la mamma di Chiara assolutamente non pensava che fosse stato Alberto il responsabile di questo omicidio, anzi. In questa fase mia zia, mamma di Chiara, era anche lei ancora molto frastornata. E in quella fase in cui si sta mettendo che cosa sta succedendo e che cosa c'è da credere veramente. Non chiedere un conto all'arresto. L'ho già detto mille volte e vi ripeto che se foste dove... un commento a questo arresto. Una mazzata veramente merita di essere messa in galera tutta la vita. Si vede che se l'hanno arrestato qualcosa ci sarà. Conosco il padre, è un amico che viene qua al bar. Sono gente brava e basta. Ma perché Alberto Stasi è in carcere? La ricostruzione che ne fa la procura è la seguente. Alberto Stasi la mattina del 13 agosto si reca a casa di Chiara e dopo un breve litigio la aggredisce fino a gettarla nel vano cantina. A quel punto scappa in sella la sua bicicletta Bordeaux marca Umberto Dei. È assoluto aperto. Tracce del DNA suo. Trovare una traccia che per noi era di sangue sui pedali
ti dà delle indicazioni molto forti. Non è casuale che ci sia una traccia anche consistente di sangue su una superficie così atipica come un pedale. Cazzo. Chi si vede anche. Intanto scatta la controffensiva della difesa, il consulente della difesa deposita una relazione in cui si dice in sostanza: ma guardate che il Coburn test non reagisce soltanto al sangue, ma anche ad altri elementi genetici, quindi siamo sicuri che sia sangue? In realtà questa non è stata una bellissima figura, perché nel giro di pochissimo tempo il Risti Parma ha corretto il tiro. Il fatto che la quantità di DNA era abbastanza elevata concorreva a farci ritenere che fosse sangue. Non avevamo la certezza, e anche questo per onestà professionale lo devo dire. Se l'avessimo avuto avremmo detto sì, era sangue. Quel materiale non era materiale ematico. In realtà loro hanno voluto andare dritti per la loro strada e il GIP poi li ha smentiti clamorosamente tre giorni dopo. È tornato a casa Alberto Stasi, sì, dopo 4 anni dopo giorni passati in carcere. Il giudice per le indagini preliminari non ha convalidato il fermo deciso dalla procura. Sono le 11.40 di stamattina quando Alberto Stasi, protetto da decine di agenti, esce dal carcere di Vigevano, dove era entrato lunedì sera con l'accusa di essere l'assassino di Chiara. Sì, sì, ma è che questa, non l'ho questa cosa non l'ho detta per non confondervi, dato che mi avete detto di andare progressivamente. No, dico però. Anche perché che non capisco io, se no. Sì, sì, però questa cosa ve la volevo dire, infatti. Questo l'avevo letto, Mac. Cioè, che Alberto quando fa la chiamata, però anche lì poi magari uno dice l'ho trovata lì per terra, no? Magari senza pensarci troppo. Però quello che si diceva è che si metteva in discussione la chiamata all'ambulanza. E che lui diceva è stesa per terra. No, cos'è che aveva detto? Sì, è per terra. Stesa a terra. Ah, perché di... Invece lei, quello che ti dicevo, è scivolata progressivamente fino in fondo alle scale. Quindi probabilmente l'ha lasciata lì. Quello che dice è solo l'assassino poteva sapere come aveva lasciato il corpo. Mentre quando poi gli inquirenti sono arrivati era un altro modo. Cioè lui perché quando è arrivato non ha detto... Esatto, perché non ha detto in fondo alle scale, hanno buttata dalle scale, che ne so, no? È vero. Cioè lui ha raccontato probabilmente come l'ha lasciata, se l'ha uccisa lui. Ma anche forse è ancora viva. Mi lascia un po' perplesso. No? Sembra uno che fa una chiamata da fuori. Cioè che è già andato. Sì, lui era fuori. Stava andando dai carabinieri. Non era in casa. Lui era nel tragitto andando dai carabinieri. Cioè io la prima cosa che farei è chiamare da dentro casa e aspettare lì, non muovendomi, capito? Per evitare di lasciare altre tracce. Dovessi arrivare su una scena del crimine, cioè se vedo del sangue per terra, la prima cosa che faccio è chiamo. Da sì, dove però sono. Vai a vedere anche dov'è la persona, se vedi così tanto sangue. Sì, però... Ah, certo, non vai dai carabinieri. Fiotti di sangue, chiami il telefono ed entri, no? Sto entrando, avvisi, non so. Mica, c'era un botto di sangue. Eh no, perché poi magari la persona è viva, Cautar. Bisogna, non lo so, cioè come dicevamo prima, questa roba della reazione a queste situazioni, ragazzi, è molto difficile da giudicare, impossibile, cioè ognuno penso che reagisca a proprio modo. Certo, non è una situazione, tra virgolette, così abituale, ovviamente un'altra persona magari al momento avrei preso il telefono di casa, lì della casa, avrei chiamato. Comunque, Sakura, è impossibile perché era completamente con la testa fracassata. Possibile. Se fosse entrato dentro casa dopo la chiamata sarebbe salato perché sarebbe creato alibi più credibili del sangue sotto le scarpe. Certo, il sangue sotto... Sì. Probabilmente sì, vedi? Boh. Continuiamo. Ma dici che magari ha provato a pulire... Certo. Ciao, Rita, sono Alberto. Ciao, Alberto, dimmi. Come stai? Niente, signora. Io bene. Ma... E tu? Meglio, stai bene? Sì, abbastanza. Ti volevo chiedere, ma il cimitero è chiuso il lunedì o il mercoledì? Il lunedì è chiuso, lunedì. Capito. E niente, ti lascio salutare. Hai fatto bene, Alberto. E basta, niente, così. Sei tornato a casa? Sì. Vai al cimitero, che Chiara è contenta. Comunque che ghiaccio, raga. La mamma è incredibile. Ma che ghiaccio. Alberto, sono contenta di averti sentito. Non... Anch'io. Ti dovrei anche trovare, ma ti porterei tutti i giornalisti, poi ci sono sicuramente lì.
Senti, no, meglio di no. Dobbiamo aspettare ancora un po' a vederci. Deve chiarirsi questa situazione. Sì, sì, giusto. Purtroppo adesso siamo due parti contrapposte. Madonna, raga, eh. Però sempre con una compostezza, ragazzi. Sapere che cosa sia successo in quei giorni è difficile, anche perché anche loro in quel momento non avevano a disposizione i dati. Beh, però non quindi vuol dire che quei si pochi stupri dati, il tono, che cosa Ale possa aver fatto cambiare idea alla mamma di Chiara, noi questo non lo sappiamo. Cresce il clima di esasperazione per una vicenda ancora senza un colpevole. Il primo giorno di libertà, dopo 4 da detenuto, Alberto Stasi lo ha trascorso con i genitori, a casa poi nel negozio di ricambi auto del padre. A me non interessa, dateci là dove volete, dove dovete lasciarci in pace, lo vuole capire o no? Io non vengo a casa sua a disturbarla. Si disse, e io credo che risponda al vero, si disse che poco dopo il delitto Nicola Stasi condusse il figlio in un luogo appartato e gli disse: senti, sei stato tu. Poi soltanto dopo aver acquisito la piena consapevolezza dell'innocenza del figlio divenne il suo paladino più strenuo, la sua ombra. Si sono presentati in tarda mattinata nella caserma dei carabinieri di Vigevano gli zii e le cugine di Chiara Poggi. Miglia K completa, si è portata presso il comando e spontaneamente ha fatto per rilevare la saliva per il profilo del DNA e le impronte digitali. Paola e Stefania, le 23enni cugine di Chiara, erano già state sentite più volte nei giorni scorsi dai carabinieri. Stefania e Paola K sono delle coetanee di Chiara, salite alla ribalta per un episodio un po' spiacevole in quanto avevano creato un fotomontaggio con una foto di Chiara. Della vicenda si interessò perfino Fabrizio Corona. No, non ci credo, ce l'ha fatto apposta. Quello che ha fatto uscire di scena la Stefania K dalla vicenda è il fatto che tutta la famiglia K e in particolare la Stefania K sono state attenzionate dalla procura e dai carabinieri, sono stati verificati i loro alibi insieme a elementi sufficienti per cui poi la procura abbia deciso di non procedere. Cioè, ma ora ha fatto un fotomontaggio solo per farsi sì, prendere. Sì, no, quello è terrificante. Ma che merda. Avevo letto che loro appunto avevano... No, quella foto lì è finta. Sì, sì. Raga, è finta. Io poi... sentendolo dire, guardandola, sì, è vero, si vede. Non avevo capito io. Si vede che è finta. Cioè, loro hanno creato questa foto, fotomontaggio con Chiara. Questo non vuol dire che loro, ovviamente, non fossero dispiaciute per la morte della certo, cugina. Certo, però, ma non fai il però fotomontaggio. Però quello dai, che ti dicevo cazzo è che c'era, diciamo, qualche problema. E poi, soprattutto, loro, diciamo, che secondo me è la loro unica colpa in questo caso, perché hanno detto che comunque sono stati accertati gli alibi, cioè loro sono state escluse dall'elenco degli indagati. Però credo che veramente l'unica colpa a questo punto sia questa, cioè loro sono messe in mostra approfittandosene del momento e questo è sbagliato. Questo è un fotomontaggio, ragazzi, è un fotomontaggio, questo non è una foto vera. Vabbè, follia anche questa, vedete? Ma sì, si vede esatto, pure Tommaso, eh? Esatto, anche secondo me è molto molto brutta questa cosa, però magari volevano mettere una foto insieme, non lo so. Cioè, si vede certo, pure. Certo, non si fa in un momento del genere, vabbè. Si vede. Però questo non vuol dire anche che anche loro siano colpevoli, insomma. Probabilmente sono solo colpevoli di un po' di fame, di supponenza, di mettersi in mostra. Sono state attenzionate. A quel punto i carabinieri analizzano tutti gli alibi delle persone che conoscevano Chiara e che quel giorno si trovavano nei pressi di Garlasco. Fu fatto un decreto sia per avere i tabulati telefonici delle utenze di interesse, quindi oltre a quella di Chiara, della famiglia Poggi, anche quella di Stasi, degli amici e delle altre persone in qualche modo di interesse. Tra questi abbiamo anche Andrea Sempio, che è un amico del fratello di Chiara, che frequentava casa Poggi e si recava in casa Poggi molto spesso in bicicletta. Sempio. Andrea Sempio, nei giorni precedenti la morte di Chiara, fa 3 telefonate a casa Poggi, pur sapendo che il fratello
di Chiara in quei giorni non c'è. Si tratta di tre brevi telefonate di 2, 8 e 21 secondi, che però destano qualche sospetto, tant'è che si sente in dovere di presentare uno scontrino riferibile alla mattina dell'omicidio che dimostra che lui si trovava in quelle ore in un parcheggio di Vigevano. Un ragazzo come tanti, Andrea Sempio, 28 anni, amico fin dalle medie del fratello di Chiara Poggi, Marco, è indagato per un atto dovuto dalla procura di Pavia dopo la denuncia della mamma di Stasi, secondo la quale il suo DNA sarebbe compatibile con quello trovato sulle unghie di Chiara, conservate all'Istituto di Medicina Legale di Pavia. A settembre del 2016 si decide di dare un incarico a una società di investigazioni e loro andarono a scandagliare una posizione in particolare. A loro avviso vi erano degli elementi che avrebbero dovuto all'epoca essere approfonditi. Devo dire che la difesa di Stasi è stata tenace, tirando in ballo Andrea Sempio, amico del fratello minore di Chiara, al quale è stato preso a sua insaputa in un bar da una tazzina da caffè, da una bottiglietta d'acqua minerale, il DNA. La saliva. Pensa a te. L'agenzia investigativa effettua su incarico appunto dello studio Giarda tutta una serie di attività. In queste attività recuperano degli oggetti di questo soggetto che portano ad un altro laboratorio, quindi io non ho mai avuto la possibilità di analizzare nulla come reperti, poi viene estrapolato un profilo genetico. Vado ad effettuare un confronto tra tutti i profili genetici che mi sono stati forniti, che derivano dalle unghie delle mani di Chiara Poggi, e vado a confrontarlo con il profilo genetico di questo soggetto ignoto ricavato dalla bottiglietta. Io mi limito a dire quello che per scienza e coscienza posso dire, quindi semplicemente che c'è una compatibilità di 14 regioni su 14 con il profilo genetico della bottiglietta. Ciao Gabri. In quell'occasione, dopo che eravamo stati nella parte civile a chiedere che venissero analizzate le unghie di Chiara Poggi con una metodica migliore rispetto a quella utilizzata in precedenza, era emerso che c'era un profilo maschile non attribuibile a nessuno. Però posso dire una roba? Io queste cose a un certo punto non ci capisco più niente, nel senso che un laboratorio dice una cosa, un altro ne dice un'altra, la difesa dice e i periti della difesa dicono... Mi sembra che tipo abbia preso. No, comunque. Però dico, sai quando perché fanno questi esami, i periti della difesa dicono una cosa, con gli stessi esami i periti dell'accusa dicono che non è quello. Cioè... come, questi esami non devono, cioè non sono oggettivi, obiettivi, non sono scientifici, cioè non dovrebbe esserci solo un risultato. Beh, sì. O sei tu che dovrebbe essere un esterno che interpreti il risultato. No, dovrebbe essere un esterno, cioè, se, non capisco se coincide il DNA è il suo, non c'è niente da fare, non riesco mai a capire mai questa roba qui. Eh no, però vedi che alla fine si combatte anche per i risultati del DNA in aula, perché magari la difesa dice un'altra roba, cioè non riesco mai a capire se i risultati scientifici alla fine perché poi non valgono, non hanno la stessa valenza da una parte e dall'altra, non, e gli stessi risultati. È interpretazione, non capisco. Boh, adesso vediamo, magari spiega. Grazie, Jazz. Ma perché diceva... Ah, grazie. Grazie per grazie la sub. Grazie per il Prime. No, cos'è che volevo dire, ragazzi? Ah, sì. Che, sai, quando poi vedi queste cose, comunque ti chiedi, ma non è che magari questo Andrea... Cioè, comunque il dubbio ti viene. Mi sta venendo il dubbio, certo. Ti viene a un certo punto. Siccome noi amplifichiamo il DNA, per avere certezza dobbiamo avere almeno tre amplificazioni che ci danno sempre lo stesso PCR risultato. Perché proprio in virtù del fatto che se partiamo da materiale cellulare scarso, l'amplificazione può essere casuale. Quindi soltanto se noi abbiamo due, ma oggi tre amplificazioni che ci danno sempre, ci confermano sempre quel risultato, allora possiamo arrivare a dire, beh, effettivamente è un risultato che possiamo confrontare con altri. Lì tutto questo non c'era. Se lei mi chiede se io come tecnico avrei dovuto
ripetere l'analisi per consolidare il dato? Io le rispondo sicuramente sì. Il dato va consolidato, ma alle stesse condizioni di analisi. Quindi andava consolidato con 5 microlitri di estratto. Purtroppo i 5 microlitri non c'erano più perché è stato utilizzato tutto per fare i vari passaggi. E quel dato, a mio parere, è un dato assolutamente valido. Ah, raga, scusate, qua è un casino, no, perché... Allora, adesso ci sono più tecniche per farlo. Lui dice che il DNA andava replicato molte più volte, no? Questo DNA sotto le unghie. Sì. Problema è che per analizzarlo hanno usato quei 5 microlitri e non ce ne sono più adesso. Cosa fai poi? Cioè, allora... Però se 14 regioni... combaciava, anche questo è un dato, vuol dire che porca miseria. Però lui è dice molto bisogna vicino. Farlo tre volte per avere la certezza, giusto? Sì, bisogna amplificare ancora di più il DNA per avere lo stesso spot, perché se no non è proprio sicuro. Cazzo, però così, vedi, così non è il dato certo. Grazie Joyce. Grazie Joyce ancora per le sub regalate. Siamo a 300. Dai, continuate, contenta. Dobbiamo arrivare a 500, raga, per forza. Sì, no, infatti, se coincide già così un pochino ti fa pensare. No, più credo sia un indizio, però non può essere una prova. Ma poi è supportato da 3 chiamate così a vuoto? Cioè, non so. In un periodo in cui non c'entra un cazzo... A me mi ha sempre messo in dubbio questa roba qua. Cioè, ed è quello che dico. Di solito in questo caso, nei processi, la difesa dovrebbe far cadere... la colpa, cioè se tu in un processo, no, fai ricadere la colpa su, cioè descrivi, no, strutturi un profilo che potrebbe probabilmente essere quello dell'assassino, quindi in questo caso non so, la difesa di Alberto che nel processo disegna sulla figura di Andrea un possibile assassino, di solito il processo finisce senza colpevole, e se ci sono gli elementi abbastanza elementi per aprire un altro con quest'altro protagonista si fa. Quindi dico non so. Boh, andiamo avanti, vediamo. Collegati con noi da Vigevano con Rosanna Santoro, Andrea Sempio. L'argomento principale che è stato portato contro di me era questa presunta corrispondenza tra il mio DNA e una traccia che si diceva era stata ritrovata. Appena questo è stato messo nelle mani dell'autorità, la risposta che abbiamo avuto è stata che quella corrispondenza non era nient'altro che un costrutto. E questa è una cosa per me gravissima, in cui fatico a vedere un tentativo di trovare la verità o giustizia. Ah, diciamo, non perché nei tre mesi, per tre mesi, un povero ragazzo sbattuto in prima pagina come il nostro? E chi lo ripagherà mai a questo povero ragazzo di questo? Sull'indagine che è stata fatta a noi rimangono molti dubbi. Gli elementi che abbiamo portato all'attenzione della Procura Generale secondo noi rimangono tali e sono per noi decisivi. Perché questo DNA non è valido? Leggo testualmente quanto riportato dal GIP di Pavia. Vediamo. Il materiale genetico estratto dai reperti ungueali della vittima non è idoneo a effettuare nessun confronto, poiché i risultati emersi dalle 3 estrazioni di DNA nelle 3 prove effettuate dal perito sono divergenti e incostanti, quindi del tutto inaffidabili. Dopo 3 mesi archivia la posizione di Andrea Sempio, in quanto gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari escludono categoricamente la responsabilità di Andrea Sempio. Le altre piste, dunque, dalle cugine K ad Andrea Sempio non portano ad alcun risultato. Restano in piedi però gli indizi contro Stasi. Quello che vi dicevo prima, guardiamo il documentario pensando se non lui chi... Però le cugine, cioè, avevano l'alibi, non erano lì, cioè è stato provato, non è che loro non hanno indagato su di loro. Questo esempio, cioè, l'hanno archiviato per categoricamente, dicono non è possibile sia stato lui. Perché non è che c'è stato un errore. Evidentemente su una provetta il DNA era compatibile, su un altro... No. Non era simile, su un altro ancora... Cioè, magari in uno di questi test era compatibile 14 su 14, su un altro meno, perché magari è stato... Cioè, non era proprio chiaro, non c'era abbastanza DNA per poter avere una media in cui magari
poteva accertare che era il DNA suo. Sì, dico, quindi non c'erano, quindi quelle chiamate di pochi secondi che non so lui come ha giustificato, però insomma avranno appurato che non sia stato lui, non c'era alcun rapporto pare. Probabilmente. Però non so, è comunque un passaggio comunque torbido. Esatto, ti lascio comunque il puntivando, forse però come dice l'inviata porta a porta, dice perché spostare tutta l'attenzione su questa persona, cioè magari ti raccontano anche delle cose, giustamente perché poi la difesa fa il lavoro che deve fare. Certo. Spostano l'attenzione su un altro personaggio, tu poi senti, ah, l'hai chiamato senza risposta, amico del fratello, ti immagini, cioè ti immagini un po' però il contesto di uno, ti sono, immagini il contesto di quell'altro. Perché dovrebbe chiamare? Ma l'ha chiamata dal giorno prima, eh? I giorni prima. Ma non c'entra niente con... Il fratello non era neanche lì. Perché chiamava Chiara? Boh. Ma lui ha risposto o sono dei secondi con lo scherzo? Non si sa. Cioè anche lì sono una di 7 secondi, una di 8. Anch'io se mi metto così e ai tempi, cioè il telefono di casa squillava che stavi lì le ore. Vabbè. Cioè non lo so. Però sì, un po' sospettoso questo. Un po' torbida la cosa. L'assassino si era mosso in tutto l'appartamento dopo l'omicidio. Questo lo scopriremo dopo, perché troveremo delle tracce effettivamente non immediatamente visibili un po' dovunque, nel corridoio, nel bagno, nel salotto e anche dei movimenti avanti e dietro in questi ambienti. Non ci sono. Quindi non ci sono. Da questo punto di vista, insomma, si vedeva che l'assassino qualcosa aveva fatto e l'aveva fatto anche nel bagno. Si è spostato. Sopra questo dispenser vi era l'unica presenza di impronte digitali leggibili, riconducibili all'indagato, e come profilo genetico vi era questo profilo genetico che era risultato compatibile con quello della ragazza, pur in assenza delle sue impronte. Il fatto appunto che questo lavandino all'apparenza fosse completamente pulito indicava che qualcuno poi aveva lavato e aveva lavato tutto quanto il lavandino. Cioè, se qualcuno utilizzato... si è lavato le mani dal sangue usando il sapone e poi ha rilavato il dispenser del sapone e il lavandino. Sì, ma... Capito? C'erano solo questi due DNA, a quanto pare, in cui lo metto sul dispenser, perché era da sola in casa. Sì, sì. Ma prova un cazzo sta roba, purtroppo. Ma dovrebbero esserci anche quelli degli altri. No, ma perché magari lui ha comprato il sapone... Ah, vabbè. Loro erano via, i genitori... Okay. Ma dico io, cioè, poteva anche venire a casa il tipo, non c'erano i genitori, quando andava a casa sua. Sì, infatti loro dicono, vabbè, sono quante volte mi sono lavato le mani. Il problema è che il resto era tutto pulito. No, certo. Cioè, è però un che po' ci sospetto. Sia il DNA del... Sì. Sapone, verosimilmente l'aveva preso inizialmente con le mani sporche di sangue, per cui aveva intriso di sangue anche questo portasapone. L'aveva sciacquato e poi, siccome il portasapone era stato riposizionato correttamente, evidentemente queste impronte erano state posizionate al termine, perché da solo il portasapone non volava da sotto il flusso dell'acqua alla posizione dove era stato trovato. C'erano solamente queste sue impronte in un ambito, no, di oggetti puliti, e non c'erano le impronte della famiglia Poggi? Cioè, impronta così come se l'avesse afferrato. La procura di Vigevano ha in mano 5 indizi forti. L'impronta dell'anulare destro sul dispenser del sapone nel bagno, il DNA di Chiara sui pedali della bicicletta di Alberto, le scarpe pulite e l'assenza di impronte all'interno della scena del crimine, un alibi non confermato e alcune contraddizioni nella ricostruzione dei fatti, come ad esempio il pallore del viso di Chiara. Ora c'è la roba del PC, immagino. Qualche mese dopo arriva una relazione dei RIS che riguarda il computer di Stasi, che ha un ruolo fondamentale in questa vicenda. Il computer.
L'attività svolta dal RIS sul computer di Stasi ha messo in evidenza una serie di elementi. Alcuni erano in particolare il contenuto delle immagini, quelle sia pornografiche sia spezzoni di file cancellati di natura pedopornografica. Accanto a queste c'erano anche delle immagini scattate da lui stesso, in particolare in confronti di ragazze c'erano delle foto di scarpe con i tacchi, c'erano delle foto di perizoma che spuntavano dai jeans, cose del genere, che venivano in qualche modo catalogate insieme a quelle scaricate da internet. Io non ho mai fatto cose del genere. No, allora poi questo non vuol dire che sono assassino. Certo, però sicuramente c'è un disturbo. Allora. No, sicuramente. No, quello che vogliono arrivare loro non è il fatto che. Allora, poi ovviamente andare già a fotografare i cui delle persone direi che non è una cosa molto bella. Però c'è sempre una linea sottile tra la ciocca dei capelli tagliata in giro. Cioè, sì, tra tutte queste persone che hanno questi disturbi un po'. Però. Cioè, al di là della cosa delle foto in sé, che effettivamente può essere un po' eccessiva rispetto al normale, perché dicevano che lui catalogava in maniera metodica le foto, aveva delle cartelle, non è uno che si guarda un porno ogni tanto, capito? No, è proprio un esperto. Esatto, quanto ho capito, lui faceva tutti i giorni questa cosa, è un po' un lavoro, no? Come quando sistemi le magliette come Beckham. Quindi è comunque un po' un'ossessione forse. E però al di là di questo, che ognuno poi in casa propria fa quel cazzo che gli pare, certo. Se non fa del male a nessuno, ovviamente io parlo di immagini pornografiche, non pedopornografiche, quello cioè, ovviamente sappiamo tutti che è legale, però sicuramente può essere, cioè si può trovare forse lì il movente, cioè l'unico movente magari un po' consistente, no? Sì. Che anche se lo scopre, scopri certe immagini, ma. Cioè, da ammazzare la tua fidanzata addirittura, ma. Ne parlate? Noi purtroppo non sappiamo se, come, quando Chiara ha visto e quali di quelle 10.000 foto. Sappiamo però una cosa. Un botto. La sera precedente il delitto, Chiara ha scaricato su una sua pennetta le foto. Fatte durante un weekend a Londra, dove lei era andata a trovare Alberto. In quegli scatti ci sono pochissime foto di Chiara, pochissime foto di loro. E tutte le foto le scarpe. Tantissimi scatti. E dei piedi. Di piedi, cioè Alberto Stasi a Londra, anziché fotografare la fidanzata, fotografava i piedi delle strane. Quindi quello può essere un elemento che porta una ragazza a dire: ma questa è una follia. Ma che ti passa per la testa? È questo quello che dicevo prima, no? Quindi che loro hanno pensato a questo movente, cioè la sera prima. Vabbè, non è comunque normale, raga, se con la tua. Cioè, non lo so, vabbè, poi magari avete i vostri feticismi. Ma è ovvio che anche io ti direi: ma scusa, amore, ma che cazzo fai? Cioè, siamo in viaggio insieme, perdonami, mi puoi spiegare il fatto che tu fotografi i piedi delle altre donne? Cioè, non è proprio una roba che mai è normale, ma tutti si farebbero questa domanda, perdonatemi. Però, al di là di tutto questo che uno può fotografare tutti i piedi del mondo, ok? Quello che lei diceva è, probabilmente hanno avuto un litigio perché lei, scaricando queste foto, si è accorta dei piedi di tutto questo, e quindi lì forse è scattato qualcosa. Ma tu cosa ne sai cosa scatta? Questo sembra proprio un omicidio d'impeto efferato. Dici uno che fa le foto ai piedi di tutta la gente può anche fare una cosa del genere, giustamente. Dico può capitare anche a uno, addirittura ammazzare la tua ragazza perché ti scopre che fa le foto. Secondo, allora ragazzi, cioè, da che sappiamo la gente ammazza per molto meno. Certo. Quindi voglio dire, a me non mi sembra un movente così folle da dire non può essere stato per questo. No, ve lo dico io, anzi in una relazione tranquilla, serena, perfetti. Dove sembra tutto così, lui era quello comunque con delle magari perversioni che lei magari non accettava, magari non comprendeva fino in fondo, magari non voleva più accettarle, non le andava più bene, cioè lo sappiamo nelle relazioni quello che scatta molto spesso purtroppo, che la maggior parte degli omicidi è comunque a sfondo passionale, no? E soprattutto un omicidio così di impeto efferato, cioè secondo, non dico che sia stato Stasi, ma secondo me comunque il movente
per me sarebbe comunque in piedi in una relazione. Sì, sì, ci può stare. In un omicidio d'impeto, cioè magari ti urli addosso, ti lascio, glielo dico ai tuoi. Cioè io mi immagino le varie situazioni, ti denuncio, ho trovato queste immagini. Non so, magari i ragazzi, boh, immagini di ragazzine, io non posso sapere, non le ho viste, grazie a Dio. Cioè magari dice, cosa cazzo fai, capito? Cioè, litighi, cioè io mi immagino una situazione di questo genere, pensando a questo come movente. Quindi probabilmente lui è entrato in casa e lei, quando ha aperto la porta, ha visto lui, subito ha iniziato a parlare delle foto. Perché secondo me era già successo, esatto, secondo me già anche la sera prima forse... Perché ci ha messo veramente poco a fare avanti e indietro lui. E soprattutto perché, cioè, voi immaginate magari... cioè è un attimo, magari lui aveva queste perversioni, chiamiamole perversioni, poi non so nel dettaglio. Però dico, era un po' secondo me il suo mondo che stava in piedi, no? Equilibrato. Sì, sì, sì. Basta una cosa del genere che ti vedi questa cosa un po' crollare, perché dici, è una cosa mia, un po' nascosta, magari era anche geloso, no? Di questa Come la situazione Melania Rea, che crolla il castello del marito quando le viene a scoprire tutta la roba delle chiamate, no? Sì, beh, secondo me è un po' diverso, però no, lui non aveva un amante. No, dico che cade il mondo, gli cade quel mondo che si era creato. Eh sì, e lì l'ha uccisa poi, anche lì. No, non il fatto che ha l'amante, il fatto di che distrugge un mondo, un ecosistema che secondo me... secondo me sì, cioè c'è un po' quel click, capito? Cioè quello che penso, la analogia, no? Non nell'aver l'amante. Capito, io. Esatto, cioè magari mi immagino lui nella testa, magari tu sei... Hai questo mondo tuo che magari è solo tuo, no? Lo tieni, sei anche un po' geloso perché magari sai che potrebbe non essere, tra virgolette, così accettato, no? Mm-hmm. Perché magari è un po' una perversione e ti spaventi perché dici adesso magari la cosa esce fuori, cioè, e fa il click la tua testa. Secondo me questa potrebbe essere forse la versione più lineare se lui dovesse essere veramente il colpevole. Grazie Martina per la sub. Ah, grazie. Grazie mille. Mi ha colpito. Scusaci. Il fatto che abbiano trovato sul suo computer tutte quelle immagini, quei filmini, questo mi ha colpito. Sicuramente Chiara non mi avrebbe parlato di questo, però quando Chiara aveva qualche problema io la capivo. Cioè io capivo quando Chiara era turbata e Chiara non lo era. Io non ho notato niente. Vedi. E vi siete sentite anche la sera prima? Anche la sera prima. Io non ho mai notato niente. Quindi non era turbata. Non so, ragazzi. L'altra allora attività su cui si era concentrato Risse era soprattutto il discorso dell'alibi. Ovvero, è vero che Stasi stava lavorando al PC durante la mattina, in particolare quando stavano uccidendo Chiara Poggi? Perché nella fase iniziale del procedimento la procura aveva in qualche modo fissato l'orario della possibile aggressione a Chiara Poggi verso le 11-11.30 del mattino, quando Stasi dichiarava appunto di essere al lavoro sul proprio computer a casa sua e sulla tesi. L'attività svolta da RIS ha in realtà messo in evidenza che mancavano le informazioni relative ai salvataggi, al vero e proprio lavoro svolto su quel computer quella mattina. Ah già, anche questa cosa. La mancanza di questi salvataggi mi faceva concludere per il fatto che non stesse lavorando al computer quella mattina e quindi non avrebbe avuto questo alibi informatico. I salvataggi automatici di Word. Quando lavori, sì. Alla tesi, a meno che non abbia fatto altro al computer. O sistemare le cartelle. Ricordo quando entrai in aula una fortissima tensione anche fra le parti, una emozione da parte della famiglia Poggi, da parte dell'imputato. Si andò all'udienza preliminare davanti al GUP di Vigevano, Stefano Vitelli, quindi a porte chiuse. Il GUP formulò una serie di critiche pesantissime, severissime, sul
modo in cui è stata condotta l'istruttoria, condotte le prime indagini. Il pericolo più grave nell'attività investigativa è quello di costruire una buona storia, cioè un'ipotesi apparentemente plausibile che sembra spieghi tutto quanto, tralasciando qualche elemento. Quella storia diventa una trappola. Se io mi innamoro di una storia, se io mi innamoro di un'ipotesi, comincerò a procedere alla ricerca degli elementi che la confermano e letteralmente non vedrò quelli che la disconfermano, quelli che la negano. E allora la difesa di Alberto Stasi chiese l'abbreviato, come a dire la battaglia si combatte qui. Quando entrai la prima volta in camera di consiglio avevo ben chiaro che vi erano delle criticità. Mi riferisco innanzitutto al problema del computer, che aveva subito degli accessi non corretti in fase di indagine dai carabinieri. Lì le strade erano due: dichiarare l'inutilizzabilità, come aveva chiesto la difesa, o provare a fare un'indagine approfondita nel merito della memoria del computer, per valutare se si potesse giungere dei risultati affidabili. Ovviamente capire bene l'orario della morte sarebbe importante, perché l'alibi di Alberto Stasi si gioca tutto su questo orario. Alla fine l'orario più probabile risulta quello tra le 9 e 12, orario in cui è stato disinnescato l'allarme di Casa Poggi, e le 9:35, perché nello stomaco di Chiara vengono trovati ancora i residui della colazione che quella mattina si vede aveva consumato nella saletta TV. Quindi lei disattiva l'allarme perché apre qualcuno che conosce, no? Stasi avrebbe ucciso la sua fidanzata, sarebbe tornato a casa e avrebbe fatto di tutto tranne che lavorare alla tesi. Questo era quello che riteneva l'accusa sulla base delle iniziali consulenze. La grande novità nel processo di primo grado è stata che la perizia collegiale condotta nel contraddittorio ha dimostrato, e è un dato non controverso, che Alberto Stasi ha interagito al computer dalle 9:36 fino a mezzogiorno, senza sostanziale soluzione di continuità. Questo sicuramente è un dato nuovo e che sorprende. Allora lui l'avrebbe ammazzata in una finestra temporale abbastanza limitata e poi breve. Sarebbe tornato a casa e avrebbe interagito con il computer, prima guardando qualche immagine pornografica e poi lavorando alla tesi mettendoci la testa. E quindi c'è il dubbio anche su questo, come ha fatto in così poco tempo a fare tutto quello che ha fatto? 22 minuti, 23 minuti davano, boh, mi ricordo. Ops. Sulla base di una consulenza tecnica, la procura di Vigevano sostiene che sia impossibile che Alberto non si sia sporcato le scarpe entrando in quella casa la mattina dell'omicidio. Vitelli però vuole vederci chiaro e affida una nuova perizia al professor Balossino. Noi guardiamo le macchie di sangue e diamo delle indicazioni circa come si sia svolto il delitto. La sindone è la prima documentazione per immagini su un telo di lino di un delitto, perché quello che si vede sull'immagine è quello di un uomo che è stato martoriato ed è morto. In questo caso quello di Garlasco è un altro delitto per immagini, perché le immagini sono state fondamentali per poter ricostruire sia l'ambiente in cui si è consumato il delitto, sia la morfologia delle macchie sul pavimento, quindi hanno permesso di ricostruire l'evento dell'ingresso di Stasi all'interno della casa. Quindi il suo delle macchie... L'incarico principale era quello di capire se Stasi, entrando all'interno di Casa Poggi, potesse oppure no evitare le macchie presenti sul pavimento. La sperimentazione è consistita in due momenti diversi. Abbiamo preso Stasi e l'abbiamo fatto camminare non a Casa Poggi, ma abbiamo ricostruito lo scenario di Casa Poggi nel contesto del Don Gnocchi. Siamo andati a Don Gnocchi a Milano. Pronto? Questo è il filmato originale dell'esperimento.
Non era sufficiente tracciare delle linee che delimitassero lo spazio in cui avveniva la camminata. Ma è importante, visto che anche mi occupo di realtà virtuale, far sì che il soggetto all'interno della scena avesse un coinvolgimento, quindi un'immersione che in qualche modo ricordasse com'era la scena vera. Anastasia aveva dichiarato di non aver fatto attenzione a dove appoggiava i piedi quella mattina. Per questo i periti chiedono a 17 figuranti di ripetere le azioni compiute da Alberto Stasi all'interno di quella casa per capire se fosse stato possibile evitare il sangue presente nel pavimento pur non guardando, non facendo attenzione. I soggetti in prima battuta semplicemente gli veniva chiesto di ripercorrere un percorso che era quello che aveva riferito lo Stasi, anche con un grafico molto chiaro di esplorazione, e abbiamo quindi raccolto, diciamo, le loro prestazioni. Queste traiettorie venivano modificate effettivamente, spontaneamente, noi abbiamo detto implicitamente, dai soggetti quando c'erano le macchie, come di fatto succede nella pratica di tutti i giorni, quando impegnati in una conversazione noi camminando per strada incrociamo una pozzanghera e senza pensarci, tra virgolette, la evitiamo, certo. E magari anche a distanza di tempo se ci chiedono se abbiamo incrociato una pozzanghera e l'abbiamo evitata, magari non ci ricordiamo neanche di averlo fatto. Quindi è una roba automatica, dici di evitarla e magari non te lo ricordi? I periti sostengono che le macchie più piccole erano ormai secche e quindi potevano non aderire alle suole delle scarpe, mentre le macchie più grandi erano evitabili. Le scarpe pulite di Stasi hanno una potenziale forte valenza indiziaria, perché dimostrerebbero che Alberto Stasi non è rientrato in casa e che quando descrive la scena del delitto la descrive attingendo dai ricordi di Stasi assassino e non di Stasi scopritore del cadavere. Peccato è che i carabinieri che sono entrati in casa tutto, subito dopo Stasi, immagino, e che io ho sentito, uno di questi carabinieri, se ricordo bene, ha fatto 2 volte e mezzo il tragitto e le scarpe sono rimaste pulite a livello macroscopico e dopo alcuni giorni sono state esaminate a livello microscopico e non risultava traccia di DNA, di sangue della vittima. Questo è almeno apparentemente un punto per la difesa. Resta però un altro indizio, forse il più pesante, quell'impronta dell'anulare destro sul dispenser del sapone. Sicuramente l'assassino è entrato in bagno, perché abbiamo le impronte di sangue sul tappetino. Impronte, fra l'altro, che evocano un soggetto che guarda verso lo specchio e che quindi è di fronte al lavandino. Peccato è che Alberto Stasi la sera prima aveva mangiato la pizza con la vittima, e questo è un dato incontroverso, pacifico. Peccato è che la sera, dopo aver mangiato la pizza, lavorò alla tesi, e anche questo è un dato non controverso. La pizza si mangia solitamente, specie nei ragazzi più giovani, con le mani. Anche qui noi abbiamo un indizio di un certo iniziale peso che mi porta a dire: ma allora l'assassino con le mani sporche di sangue si è lavato, ci rimarrà anche nel sifone in fondo al lavandino una traccia che con i mezzi tecnici più sensibili rimane. E invece non era rimasta evidenza di sangue. Che cazzo, cavolo, raga, ma io mi sto fra l'altro, Nico, buonanotte. Il lavandino, da ciao, quello Nico, che ricordo dalle fotografie che vidi in primo grado, lo ricordo con qualche capello, con qualche traccia di residui dei giorni precedenti. Una prova scientifica su cui nessuno discute, sul fatto che sia attendibile, quella delle impronte digitali. Questo che significa? Significa che se troviamo l'impronta digitale di un certo soggetto in un certo posto, questo significa automaticamente che il colpevole di un reato? No. Ovviamente no.
perché i casi sono molto diversi. Ma poi in questo se caso l'impronta digitale in un posto che quel soggetto può aver frequentato in altri momenti rispetto a quello, per esempio, dell'omicidio, della rapina o del furto, la prova scientifica significa meno che niente. Se invece l'impronta digitale si trova all'interno di un appartamento in cui il soggetto non è mai entrato per altre ragioni e viene trovata dopo un furto, dopo un omicidio o via discorrendo, lì la prova scientifica diventa un elemento pesantissimo, certo, se non risolutivo, per la condanna dell'imputato. Sì. Quello che voglio dire è che le prove scientifiche, assieme a tutte quante le altre prove, vanno lette nella chiave dei criteri di interpretazione, vanno lette alla luce del prima e del dopo. Sì, come Meredith, che ovviamente nel bagno c'è le impronte di tutti quelli frequentatori della casa. Anche sue. Cioè, è difficile, ragazzi, è veramente difficile una roba del genere. Cioè, ti confondi, cioè, dov'è? Cioè, capisci che io dico, anche guardando... Ma è troppo difficile. Anche guardandolo... Ma che cazzo è stato? Appunto, noi siamo super obiettivi, cioè, io non sono partita con il presupposto che Stade sia colpevole. Tu quindi dici, boh, non è stato lui. Chi è stato? Cioè, non è stato lui, ma non trovi comunque un possibile altro colpevole? Infatti. Sembra una roba irrisolvibile. E quindi qui ti chiedi, è stato un insieme di colpi di fortuna, per non dire altro? Cioè, capisci che magari uno fa questa roba e non sa neanche... Boh, si lava le mani senza pensare... Alla fine, però, l'insieme di errori nelle investigazioni, nelle... cioè, no, non so, vanno a tuo favore, capisci? Magari è stato lui, ma con tutti questi errori non si potrà mai sapere con certezza? O tutte queste difficoltà anche di questo caso? E quindi rimane, nell'ottica mia del giudice di primo grado, il problema. Ma quell'impronta è l'impronta di Stasi assassino o è l'impronta di Stasi studente del giorno prima? Qui c'è lui, l'impronta di Stasi innocente o... No, studente. Studente o... Resta assassino. Anche molto forte l'indizio che aveva portato Alberto Stasi in carcere, ossia la presenza di DNA di Chiara sui pedali della sua bicicletta Umberto Dei. Il DNA sul pedale, facendo un esempio. Stasi entra, uccide, calpesta tanto sangue, esce, prende la bicicletta e guarda caso c'è una testimone che parla di una bicicletta appoggiata sul muro e pedalando lascia tracce ematiche della vittima sui pedali. Sui pedali? Peccato che nel momento in cui viene sentita la testimone Bermani nel contraddittorio, descrive tutta la scena, arrivando poi a parlare di una bicicletta che non corrispondeva nemmeno a livello di macro descrizione a quella peculiare di Alberto Stasi, a quella su cui era stata trovata traccia di DNA della vittima. Quindi ti aspetti che la prova dichiarativa di una testimone che ho verificato essere attendibile, lucida e non avere interessi, diciamo, rivolti a favorire l'imputato, ti aspetti che questa testimone renda una dichiarazione coerente, collimante con il dato tecnico e invece i due dati divergono. È diventata una cosa veramente frustrante. E poi manca il movente. Certo manca il movente, sembra di afferrarlo, sembra di avercelo qui e di dire oh, chiudiamo il cerchio, la pedopornografia. E invece è incontroverso che almeno quella sera, la sera precedente, la vittima non abbia visto, fra l'altro forse non poteva nemmeno vederle, immagini pedopornografiche. Cioè in un quadro di questo tipo, così peculiare, così con svenature di mistero sul singolo indizio, il movente che di per sé non è indispensabile. Certo sarebbe certo, stato non è un indispensabile, vedi, non è indispensabile. Il movente non è indispensabile. Sappiamo bene. Comunque ti manda i matti, è un caso del non genere. Non riesco a capire, raga.
Cioè, mi spiace proprio per le vittime a me di questi tipi di casi, perché non... Magari potrebbe essere... Avrà pace, chiaro. Particolari, emozionanti di quel processo è stato quando, fra vari approfondimenti, sono andato con le parti in casa della vittima per verificare alcune questioni e nel visitare la casa di Chiara Poggi. Sicuramente un momento molto toccante è stato entrare nella camera della ragazza che la famiglia aveva lasciato così come era prima che Chiara venisse ammazzata. È stato un momento emozionante, un momento molto toccante vedere la camera di una ragazza di così giovane, nel fiore degli anni, che poi sarebbe stata uccisa in modo brutalmente così violento e brutale. C'è ancora nella camera di Chiara questa maglietta con la farfalla che probabilmente era quella che lei aveva pensato di indossare la mattina stessa. Ancora oggi nella camera di Chiara la maglietta è rimasta lì, dove stava, con questa farfalla in evidenza, come se dovesse tornare e indossarla in qualunque momento. È ancora rimasta lì. Cioè, io non capisco, veramente potrebbe essere stato uno da fuori, non aveva lasciato nessuna traccia. Chiara adorava tutti gli animali, ma in particolare i gatti, ne aveva di coccolatissimi, e le farfalle. Insomma, questa maglietta nera in cui c'era scritto in inglese "Don't forget my past", non dimenticate il mio passato. Mamma mia, sembra quasi... come tipo una lettera d'addio, sembra. Un senno di poi. Mamma mia. Sai che c'è una vittima che ha diritto ad ottenere giustizia, ma la giustizia è quella fatta nelle forme della legge, nelle forme previste, certo, dai principi e fondamentali, inventarti. E quindi bisogna che la persona accusata sia dimostrata colpevole oltre ogni ragionevole dubbio. Comunque fare il giudice il giudice lavoro. Deve tener conto di questi due aspetti, non sono e che non venga tratto, come dire, in inganno, che fuorviato da possibili mediatizzazioni del processo che accentuino un aspetto piuttosto che l'altro. Se non sei tranquillo oggettivamente, se non riesci a spiegare, a motivare fino in fondo tutti gli elementi per mettere in galera per 16, 20 anni, 30 anni, e loro questo una imparano persona, a fare, devi assolverlo. Certo. Capisco il discorso del giudice. Questo Alberto, processo di primo momento, grado. Buongiorno, dici una parola. È stato assolto Alberto Stasi dall'accusa di aver ucciso a Garlasco Chiara Poggi, all'epoca sua fidanzata. Prove insufficienti secondo i giudici. Attenzione, perché poi ci sarà la svolta, il ribaltamento. Noi continueremo comunque a cercare la verità per nostra figlia, perché è il nostro dovere. Avevamo capito quale sarebbe stato l'orientamento nella valutazione del giudice di primo grado. Di fatto troppi elementi avevano preso una direzione orientata in qualche modo verso la soluzione di Stasi. Le verità del processo sono verità storiche, cioè sono verità che riguardano fatti del passato e quindi, come dice un grande filosofo della scienza come Popper, sono verità approssimative. Cioè noi non abbiamo mai nella sentenza il film dei fatti accaduti, anche se abbiamo una videoripresa, perché c'è un prima e un dopo. Il compito del giudice, che ovviamente ha strumenti limitati in mano, è di escludere i dubbi ragionevoli. Tutte le volte, esatto, che è possibile immaginare una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella che fornisce l'accusa, una ricostruzione alternativa che non deve essere certo più probabile di quella dell'accusa, ma deve essere semplicemente plausibile, bisogna assolvere. È quello che ti dicevo prima, esatto, quando è una soluzione
alternativa plausibile. Tre erano stati i capisaldi che avevano portato alla soluzione di Stasi e nessuno dei tre mi vedeva d'accordo. Il primo era il tempo necessario per commettere il delitto, che il giudice Vitelli riteneva un po' problematico. Il secondo aspetto che il giudice sosteneva che Stasi non aveva necessariamente dovuto calpestare le tre grandi macchie di sangue, come invece sembrava che avrebbe dovuto fare. Il terzo punto critico di quella sentenza era che il giudice riteneva che l'assassino di Chiara Poggi sicuramente si fosse recato quella mattina presso l'abitazione dei Poggi con una bicicletta nera da donna e che questo era un dato certo. Era stato rinvenuto su una bicicletta bordò da uomo e quindi non su una bicicletta come quella descritta dal testimone Bermani, che era nera da donna. In realtà l'errore che è stato commesso in primo grado è stato quello di non accogliere la mia richiesta formalizzata in atti di acquisire la bicicletta nera da donna di Alberto Stasi. Ah, non l'avevano acquisita? Comunque è un errore dietro l'altro, cioè proprio vuoti, buchi. Anche la Procura Generale si era associata alla richiesta di rinnovazione con riguardo alla camminata di Stasi, che era stata sviluppata con una perizia incompleta, e aveva fatto una discussione molto articolata, in particolare concentrandosi sulle problematiche all'interno della coppia tra Stasi e appunto Chiara Poggi. Incredibilmente l'appello si risolve in pochissime battute. In nome del popolo italiano, la seconda Corte d'Assise d'Appello di Milano, letto l'articolo 605 Codice di Procedura Penale, conferma la sentenza pronunciata dal GUP presso il Tribunale di Vigevano. I Poggi, se possibile, invece sono rimasti molto più male di quanto non era successo in primo grado. Mi hanno detto, avvocato, non ci hanno neanche voluti ascoltare. Ho chiesto la verità e basta. Basta, basta. Voi sapete chi è colpevole, però. Non avete dubbi su questo? No. Hai ancora fiducia nella giustizia? Sempre. Abbiamo dovuto prendere le misure con una situazione che ci lasciava da una parte con il dubbio su, ma allora, se non è stato Stasi, chi è stato a uccidere Chiara Poggi? Cosa ci deve raccontare questo processo? Io mi ero ripromesso di andare al cimitero soltanto quando il caso si fosse concluso in un modo o in un altro. E un giorno mi sono sentito di anticipare questa visita e di andare appunto al cimitero. Ricordo che non ho portato fiori. Ciao Petisa, grazie mille. Ciao Petisa, grazie. Anche per le sabbie. Di essere stato lì a lungo, di aver osservato quella foto. Andare fisicamente in quel posto mi aveva fatto sentire ancora di più il peso, tra virgolette, di tutta la vicenda dal punto di vista umano e per quanto mi guardava anche professionale. Caso strano, guarda, veramente. La Cassazione annulla la soluzione di Alberto Stasi. Per la famiglia tutto di Chiara Poggi torna la speranza di arrivare alla verità. Il primo grado e il secondo grado, cioè il Tribunale e la Corte d'Appello, si dice che decidono nel merito, cioè possono entrare nel merito delle questioni, possono dire se una prova è convincente o non è convincente, possono fare una ricostruzione che deve essere plausibile e correttamente motivata. La Cassazione non ha questo potere, la Cassazione non può entrare nel merito della ricostruzione dei fatti, ma può soltanto interessarsi alla motivazione quando questa motivazione sia carente, cioè manchino dei pezzi di motivazione. I giudici hanno capito che bisogna fare più chiarezza su alcune cose che hanno dubbi e dubbi sia nel processo di primo grado sia in appello. Questa è una vicenda anche di grandi genitori. Io credo che il declino fisico e morale di Nicola Stasi si è iniziato dopo il primo annullamento da parte della Cassazione della sentenza di assoluzione. Credo che sia nato allora lo stato di prostrazione che poi lo porterà alla morte qualche mese dopo. Comunque stiamo vedendo che in questi casi è molto diffusa questa cosa. Quindi la, che muori precocemente perché devasta per quella che del fu poi la nuova istruttoria si doveva acquisire la bicicletta nera da donna
dotazioni cazzi, alla famiglia Stasi, morto, per esempio, Stasi, sì, che si dovevano esaminare, cosa che non era avvenuta nella prima istruttoria, i primi due gradini della scala della cantina di Chiara Poggi. Era quello che noi chiedevamo praticamente dal 2009. Cioè non hanno esaminato i primi due gradini, ma cosa è successo? Sette anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi, una bicicletta nera da donna attraversa il corridoio di Palazzo di Giustizia di Milano. Fino a pochi giorni fa, questa bicicletta era rimasta indisturbata nel garage della famiglia Stasi, a Garlasco. Nessuno l'aveva sequestrata, nonostante una testimone sostenesse d'aver visto una bicicletta con queste caratteristiche appoggiata alla recinzione della casa nell'ora in cui Chiara veniva uccisa. Sì, sì. Per carità, questa non è nel modo più assoluto la bicicletta che io ho visto quel giorno di agosto nel magazzino di Stasi Nicola. Ma nel modo più assoluto, questa è una bicicletta nuova, quella che io ho visto all'epoca era un vecchio biciclettone da donna, senza il portapacchi dietro. E soprattutto una cosa, era una vecchia bicicletta da donna dove addirittura non risultava neanche la marca della bicicletta. È una bicicletta che si differenzia per un particolare dalla bicicletta avvistata dalla signora Bermani, che parla di una bicicletta con delle molle sotto il sellino. La bicicletta della famiglia Stasi non è dotata di molle sotto il sellino. Rimane dato oggettivo che la famiglia Stasi disponesse una bicicletta nera da donna, che Stasi non avesse dichiarato di disporne, che solo su invito del padre di Stasi Marchetto è uscito dalla caserma da solo per andare dove gli era stato detto di andare, cioè presso la ditta, a visionare quella bicicletta. E Marchetto non solo non la sequestra, ma non la fotografa neanche. Quello lì, il carabiniere. E dopodiché Marchetto dirà di aver assistito alla deposizione della Bermani in cui descriveva la bici nera, cosa che non era vera, tant'è che Marchetto verrà condannato a 2 anni e mezzo per falsa testimonianza, anche se poi il reato verrà dichiarato prescritto, ma resta il fatto storico che lui ha mentito. Come se avesse favorito a Stasi, capito? Il comandante dei carabinieri mente per proteggere Alberto Stasi? Secondo me la cosa importante era, io sono andato a vedere la bicicletta, per me non era quella, non l'ho sequestrata. Col senno del poi le avrei sequestrate. Sì, ma non è che te non ti sembra quella, le avrei messo sotto il letto, devi fare il tuo lavoro, visto quello che è successo. Non è che lo vedi con gli occhi, dici, ma per me non è quella. Il male c'è, da quel momento in poi mi è caduto il mondo addosso. E però non hai eseguito giustamente il tuo lavoro come si deve. Quando finalmente viene acquisita la bicicletta nera, cioè piuttosto se questa la porta tutte, in aula, no? Non so, mi avvedo che i pedali di quella bicicletta consegnata hanno una forgia molto classica. Immagino che quei pedali sarebbero stati molto bene esteticamente sulla bicicletta da uomo che Stasi aveva invece visto sequestrata all'Umberto Dei nel 2007. A questo punto, nel cuore della notte, mi alzo, vado a recuperare le fotografie della bicicletta a lui di Umberto viene Dei, lampo, che avevo in realtà da anni, di genio, e mi concentro dei su quei pedali che è erano lui quelli che dove era stato trovato il DNA di Chiara Poggi. Osservandoli con attenzione, vedo che esteticamente hanno una linea troppo moderna, hanno anche una foggia che proprio non si addice a quel tipo di bicicletta. Quindi sono di un'altra? Sono di quella nera, li ha scambiati. Sommando questi pensieri, avevo intuito che Stasi potesse aver sostituito i pedali della bicicletta utilizzata per compiere il delitto per allontanarsi a Chiara Poggi mettendoli sulla bicicletta più dissimile tra quelle che in casa sua aveva, cioè la bicicletta Bordeaux e da uomo. Perché questo può essere avvenuto? Perché già la mattina del 14 agosto 2007 sui giornali è uscita la notizia che una testimone andata in caserma aveva dichiarato aver visto fuori casa di Chiara Poggi una bicicletta nera da donna. Ribatte la difesa nel processo bis, probabilmente c'era una fabbricazione almeno altre 2 o 3 tipologie di pedali in quegli anni, quindi c'è da meravigliare. No, no, Ale, l'hanno notata. Cioè, questo carabiniere che noi stiamo ascoltando, quel signore lì con i capelli bianchi, lui dice, non mi sembrava quella descritta da testimone, ma c'era, era lì davanti a lui. Però lui ha deciso così, che non era quella che si pensava, che aveva detto da testimone. Cioè, ha deciso lui, infatti poi vabbè, è stato processato anche lui per questa roba. Buonanotte, ciao, Andre. Andre. Peraltro, quando gli viene chiesto
quali sono le biciclette nella vostra disponibilità. La mamma e il papà di Stasi dicono di avere la bicicletta nera da donna. Alberto se la dimentica. Oddio, ogni volta hai, allora comunque, penso che sia stato lui, poi che non sia stato lui, poi ripenso che sia stato lui, poi penso che sia, cioè, un casino. Quanto ragazzi, ti ricordi quanti biciclette hai in casa, cazzo, dai. Medico legale anche sta roba, c'è caschi su delle cazzate, che per quello sembra che apposta ti vuoi far prendere. Il vizio rappresentato dalle scarpe pulite era stato il fatto che le scarpe dell'imputato erano state sequestrate a distanza di qualche ora. I carabinieri del RIS, dopo 4 giorni dal fatto, avevano sequestrato l'autovettura usata dal signor Stasi per spostarsi da casa di Chiara Poggi alla stazione. Cioè, comunque, veramente, con questi errori, cioè, tu fai in tempo a lavare la macchina. Sì, sì, vai, tu disinfetti, chiami anche una ditta di pulizie, cioè, capito? Tu puoi fare tutto quello che vuoi in quei 4 giorni lì. Carabinieri l'avevano esaminata, certo, con il lumino, e quindi avevano usato una metodica atta a esaltare anche impronte di sangue latenti, e il lumino l'asperso sui rivestimenti e sui tappetini della macchina era risultato negativo. Una volta che questo dato ci è balzato agli occhi come anomalo, abbiamo provato sperimentalmente a calpestare delle tracce di sangue secche. Questo l'abbiamo fatto sperimentalmente insieme ai consulenti delle parti, e dopo aver calpestato il sangue secco abbiamo calpestato, cioè siamo passati su un tappetino di automobile sperimentale che poi io e i miei collaboratori abbiamo utilizzato per 4 giorni nelle più diverse e più normali condizioni di utilizzo. Dopo 4 giorni i tappetini hanno manifestato tutti in un'inequivoca luminescenza che indicava che qualche particella di sangue era rimasta tra le fibre. L'unica possibilità di impedire che ciò avvenga sarebbe una pulizia estremamente accurata di tappetini, cosa che non era stata assolutamente riferita. Quindi la prova in più che lui con quelle scarpe non c'è mai andato, capito? Poggi. Cioè non si è sporcato in casa, non ha sporcato i tappetini della macchina, perché? Perché allora si è andato in bici? Capito? Perché lui dichiara di essere andato in macchina, come è possibile che non ci siano tracce? No ragazzi, è un casino. E quindi allora, che tracce sono poco, nei pedali? Sono poco ferrata anche io sul lavoro che deve essere fatto alle forze dell'ordine, però è chiaro che ci sono degli errori, vanno presi come prodotti quegli elementi che possono essere rilevanti al fatto, e questa è una scelta che viene presa dagli investigatori, certo, in questo caso le forze dell'ordine che hanno sicuramente fatto un errore, dice. Brava, la bicicletta, giusto. L'unica cosa che secondo me bisogna tenere a mente è che siamo in un paesino. Ah, esatto, certo. Esatto. E le forze dell'ordine non sono preparate. Fede. Sì, questo non l'abbiamo detto, ma è vero, assolutamente. È vero, vero. Questo non per dire che non abbiano colpa, ma che il governo dovrebbe offrire continui corsi di aggiornamento. E questo è quello che dice sempre Silvia su tutte, sì, le cose. Sì, esatto, assolutamente. È vero, è verissimo. Poi ti succede, no? Ti può succedere in ogni posto, roba del genere. Poi, certo, c'è gente che è incompetente, ignorante, nel senso che, certo, ignora queste situazioni e non è preparato. Quindi ora che poi arrivano le persone preparate, passano, cioè, ne passa di a questo tipo. Ma Sakura, capisci che... Allora, prima ti dico, ho il dubbio, poi vedo queste cose e dico, è lui. Non si capisce bene, però sembra... realmente che dica delle robe, si contraddice, dica delle robe talmente surreali che mi fa pensare che è lui. Poi ci sono delle prove, tipo come quella roba del DNA, mi fa pensare che non è più lui. Cioè, non capisco. Anche questa, sì, roba del proprio... tappetino mi sembra, cazzo, una roba palese. Cioè, se allora tu passi con sul sangue secco e ti metti sul tappetino dopo 4 giorni e ci trovi sono ancora le tracce, vuol dire che non sei andato in macchina. Anche perché la macchina sta pulita. È veramente molto, tutto molto confuso. È veramente difficile. Roba, eh? E io non oso immaginare poi, ovviamente, gli avvocati delle parti e il giudice. Cioè qui poi è in mano, raga, ovviamente, difficile. La vita delle persone. Mamma mia, difficilissimo, raga. Difficilissimo. Cioè, è quello che non mi ricordo chi l'ha scritto prima, quello che dicevo anch'io è: allora, magari presupponiamo sia stato lui veramente per una serie di colpi di fortuna, magari lui ha pulito quello che pensava potesse, e poi una serie di colpi di fortuna e di errori che si sono susseguiti l'hanno scagionato, cioè, capisci? Poi vabbè, adesso che poi è stato condannato in realtà, quindi dobbiamo arrivare alla fine. Oppure effettivamente non è stato lui, però anche lì chi è stato? Cioè, non riesco a darmi una risposta.
Cioè, perché dico, se ci fosse stata una persona, C'era quel DNA strano. cavolo, nella vita di Chiara, cioè un pazzo che sapeva che, o un pazzo, raga, che Ma sapeva che lei era a casa poi da sola del paese, nessuno ha mai messo gli occhi su questo sospettato, oppure, cioè, è possibile che non sia mai uscito nessun indizio in più su rapporti esterni alla relazione, alla famiglia, agli amici strani? Cioè, è l'arma del delitto? possibile? Non l'ho mai stata trovata. Mai. Che sta roba? Da una perizia del RIS sappiamo anche che le scarpe indossate dall'assassino sono in realtà scarpe di marca Frau e numero 42. Si scopre che Stasi è un utilizzatore di quella marca e si scopre anche che ha come numero di piede il 42. Il 17 dicembre del 2014, a chiusura dell'appello bis, Alberto Stasi decide di rendere dichiarazioni spontanee in aula. Se ti dice fare delle dichiarazioni, non le fate in grado, non fate secondo grado di appello che è passato. No, adesso sono comunque passati più di 7 anni. Più di E 7 anni Gustavo quasi. si dimentica sempre. Prima di tutto, Chiara non è una sconosciuta per me. E in questi 7 anni, e adesso 8 quasi, ne ho viste di tutti i colori. A me viene in mente un altro esempio, quello del computer, ormai famoso. Ebbene, detto come è andata, il computer è stato usato dai carabinieri, hanno salvato la tesi, e questa azione, sicuramente involontaria, ha cancellato l'evidenza del mio alibi, diciamo. Per parecchi anni, 2 anni dopo, per fortuna, il mio alibi si è stato fuori, ma per 2 anni io comunque ho dovuto in silenzio, perché tanto mi hanno provato almeno in silenzio, sopportare tutto questo. Sarebbe rimando alla mia vita. Spero che venga guidato dal senso di giustizia, non da una necessità di trovare un colpevole in un incendio. E fu condannato. Quando arriva il 17 dicembre, è una bella giornata, pur essendo Milano e pur essendo dicembre. Quando è entrata in aula, nell'aula delle assise di Milano, la dottoressa Bellerio, ovviamente ci siamo alzati tutti in piedi. Mi ricordo che la mamma di Chiara mi ha preso la mano. In nome del popolo italiano, in riforma della sentenza in data 17 dicembre 2009 del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vigevano, dichiara Alberto Stasi responsabile del reato a lui ascritto ed esclusa l'aggravante contestata e operata la diminuzione per il rito, lo condanna alla pena di 16 anni di reclusione. Appena ho sentito appunto la lettura della sentenza, già dalle prime parole avevo capito che si trattava di una sentenza di condanna, a quel punto la mano è stata stretta ancora di più. E poi ci siamo sciolti in un abbraccio perché effettivamente erano a quel punto 7 anni Mamma, fondamentalmente ragazzi. che aspettavamo che venisse accertata la verità di quello che era successo. Però, vedi. Però è la verità, è una cosa, non so, situazione particolare questo caso, veramente, Chiaramente sempre, particolare, ogni raga. volta che lo guardo, guardo qualcosa mi... La sentenza di appello bis mette dei macigni sulla colpevolezza di Stasi. I punti fondamentali di questa sentenza Sentiamo, magari. sono il fatto che Chiara conoscesse il suo assassino ed abbia aperto la porta a una Questo è persona uno. appunto che conosceva bene, Quello che dicevi, gli elementi di colpevolezza. che è arrivata quella mattina in bicicletta. Alberto Stasi non ha un alibi nella finestra temporale in cui con ogni probabilità è stato commesso l'omicidio, ossia tra le 9:12 e le 9:35. Sul dispenser del portasapone ci sono solo le sue impronte. Alberto non ha mai dichiarato di possedere una bicicletta nera compatibile con quella vista fuori casa E Poggi. questo già ti fa pensare. È probabile che i pedali delle biciclette Umberto Dei e Holland siano stati scambiati. E infine Alberto possedeva scarpe sia di marca Frau che di numero 42. La verità processuale, basata su tutta una serie di elementi vecchi e di tantissimi elementi nuovi, è che Alberto Stasi ha ucciso la sua fidanzata.
La verità processuale. La verità processuale è questa. Grazie, Gio. Grazie, Gio, ciao. Come stai? Il processo di appello bis si è svolto in un clima influenzato dal tantam mediatico. C'è stato un crescendo di interviste o di trasmissioni televisive. Sono prove. No, non è. Allora, secondo me. Sono prove. Allora, comunque, anche secondo me è la. Cazzo di. È il quadro più plausibile. Cioè, ok? Perché se tu metti comunque insieme il susseguirsi tutti questi elementi e il fatto che non esistano altre vie probabilmente investigative da percorrere, o comunque quelle che hanno iniziato a essere percorse hanno trovato un punto cieco, perché gli alibi di tutte le altre persone sono stati comprovati. Raga, poi, cioè, secondo me questo è il quadro più plausibile. Quella, okay? Mattina lì c'erano solo impronte di... Ovviamente quando non c'è quando ci sono gli errori di indagine di mezzo, i media, i giornalisti, i testimoni che non si capiscono, cioè lì allora pane per la difesa, questo pane per la difesa, e soprattutto ti rende meno certo ovviamente infatti, di quello che è successo infatti. Soprattutto quando poi ovviamente c'è una persona che si dichiara sempre innocente. Poi dico, avessero trovato anche, per dire, allora siccome l'assassino ci deve essere per forza passato da lì, giusto, se hanno trovato al di là dei carabinieri che hanno quelle scarpe col tacco eccetera, però se hanno trovato quella mattina lì, cioè nella casa sono solo quelle impronte, cazzo, non lo so, non capisco. O l'assassino volava, non lo so, raga, è veramente troppo difficile, veramente troppo difficile. Delle volte dico, sembra che è lui perché c'è delle cazzate immonde, delle altre volte penso che non sia lui. Come fai? No, ma certo, Matteo, ma a volte tu non condanni con la certezza, condanni una persona colpevole anche... oltre ogni ragionevole dubbio. Comunque si basa su questo, no? Il processo, il ragionevole dubbio, quello che dicevano prima. Quindi il giudice di prima ha ritenuto del primo grado e il secondo che lui fosse innocente oltre il ragionevole dubbio. Poi con l'integrarsi della prova dei pedali si è rifatto tutto il processo e il giudice e la giuria del processo bis hanno ritenuto invece Stasi colpevole oltre ogni ragionevole dubbio. Sta questa differenza, no? Non lo so, non penso professore. Che hanno evidenziato solo gli elementi che secondo loro dovevano essere a carico di Alberto Stasi. E l'indagato, l'imputato, viene condannato molto tempo prima che non nelle aule di giustizia. Nel 2007 è stato commesso il delitto di Garlasco, dove è stata uccisa Chiara Ponti. Io penso tutto il male possibile dei processi fatti in televisione prima del processo, in cui esperti di tutt'altro irrompono sulla scena mediatica e dicono questo, la loro opinione. Mi chiedo spesso se il successo di tante trasmissioni televisive nasca da una reale esigenza che ha la gente di sentirsi raccontare, di vedere la cronaca nera. Ecco, vedete, il carro Trezzi la sta caricando, probabilmente vorranno analizzare gli interni della macchina. Il cantiere del Mazzuolo sparito, proprio qui accanto alla sede della Croce Garlaschese, potrebbe in qualche modo costituire perfino il movente del delitto. Sembra dei fanatici a volte. In fondo alla cronaca loro stanno nera, facendo il loro lavoro, ci sono gli elementi della vita, insomma, c'è la vita, la morte, l'amore, l'odio, la passione. L'oscuro che ci incuriosisce. Rai, GR2. Delitto di Garlasco, ultimo round, attesa per la sentenza della Cassazione sulle responsabilità di Alberto Stasi, unico indagato per la morte della fidanzata Chiara. E noi giornalisti che eravamo in aula eravamo piuttosto lontani dall'attenderci una richiesta del sostituto procuratore generale di annullare la sentenza di condanna. Non sono in grado di stabilire se sia giusta, afferma il magistrato parlando della condanna ricevuta da Stasi a dicembre scorso. Beh, di una follia. Una richiesta del genere. Però ci puoi dire qualcosa? Abbiate pazienza. Non può rispondere.
Gli indizi non sono gravi, anzi non sono indizi perché sono incerti, afferma il magistrato, che nel chiedere un terzo processo d'appello pare aprire in realtà le porte a una soluzione secca. Io ero presente durante l'udienza in Cassazione, effettivamente sembrava di sentire la nostra. Di discussione. Vi aspettavate che il procuratore generale ripetesse praticamente le parole della vostra difesa? No, non ce l'aspettavamo, ce lo auguravamo. Ha motivato secondo me sul merito, incorrendo anche in parecchi errori di fatto, ma è andata così, va bene. Si aspettava quanto di buongiorno, noi abbiamo la certezza. Chissà cosa avrà detto in quella frase, non ho capito niente. Qualcun altro doveva fare il lavoro che non è stato fatto. Insieme. Alla fine l'analisi sulla bicicletta si è conclusa dicendo non è la bicicletta nera sequestrata, non è stata modificata e quindi è diversa da quella vista dalla testimone. Dio mio, ragazzi, c'è... Il discorso delle scarpe, il modello e la marca, la procura generale l'ha identificato e si è appurato che Stasi non aveva quelle scarpe. Quella casa troppe persone hanno fatto ingresso e probabilmente hanno sovrapposto le loro tracce alle tracce del vero questo assassino. Vabbè, incommentabile ogni volta. Il procuratore generale in udienza è arrivato a dire di più, a dire che se questo è materiale probatorio e non possiamo andare avanti all'infinito a fare un processo che certo. È partito come un processo abbreviato, sulla base di questo materiale Alberto Stasi deve essere assolto. È un processo che non ti lascia indifferente, un processo al quale mi capita di pensare anche a distanza di anni, che mi ha lasciato anche tante domande su come si siano svolti i fatti, su innanzitutto su chi possa essere stato. No, non lo so, ragazzi. Se al giudice stato gli venisse detto scommetti se è colpevole o innocente, probabilmente il giudice stato in caso di questo genere scommetterebbe per la colpevolezza, perché è più probabile, ci siamo. Mm, okay. Ma lo Stato non scommette, ovviamente. Lo Stato per mettere in certo, galera non è che se un cittadino deve essere ragionevolmente sicuro che diciamo. Sia lui. Se non hai quella ragionevole certezza, devi mettere la mano sull'innocenza. E quanti magari colpevoli sono fuori per, giustamente per questa cosa di ragionevole dubbio, no? È perfettamente ipotizzabile che un processo finisca senza colpevole, che significa con l'assoluzione dell'imputato. Si spera nel miglioramento degli strumenti e poter capire... Perché se fosse deciso in anticipo soprattutto che una diminuzione viene accusato degli di un certo reato verrà sicuramente condannato, beh, insomma, avremmo da preoccuparci tutti, migliore, a partire dalla cultura democratica segni, del diritto, l'accettazione del limite, del fatto che è possibile che rimanga uno spazio inevaso ed è addirittura sano se non diventa una patologia o una epidemia. Purtroppo siamo in un'epoca in cui gli assolutismi populistici in vari campi non rendono facile una educazione su questo tema. Ed è attesa per oggi la sentenza della Cassazione. La Camera di Consiglio è stata convocata per questa mattina alle 9 dopo che ieri il procuratore generale ha chiesto un nuovo processo. No, ragazzi. Cioè, anche lui si è rotto le palle della statua. Veramente... È iniziato proprio da pochi secondi nella quinta sessione qui dentro. Si saprà se Alberto Stasi sarà un uomo libero oppure se i giudici della Cassazione decideranno diversamente. Dal punto di vista di Stasi e della sua difesa pareva fatta, in realtà poi... C'è stata la condanna. Che il processo per l'omicidio di Chiara Poggi. La Cassazione conferma la condanna in via definitiva a 16 anni di carcere. Stasi è già in carcere e poco fa si è costituito. Alberto quel giorno è stravolto, piangeva, era preoccupato per la mamma, nel momento più brutto, penso, per la sua vita, dopo anche la morte della sua fidanzata, morte che probabilmente non è mai riuscito veramente a metabolizzare. Chi
sai che cazzo è stato, ragazzi. La giustizia è stata fatta. Giustizia è stata fatta, finalmente. Quella che volevamo. Bello, poi ieri eravamo pessimisti, cioè. Non so cosa è successo, comunque è andata così. Siamo un po' tesi, un po' emozionati, un po' tutto, ecco. È arrivato l'aiuto, sì. Finalmente l'hanno ascoltata. Pensavo di vivere in quella villetta lì, no, aiuto. Penso io non più io. Ma quella mi sa che era la villetta. Se non ci fossero stati tanti errori, tante manchevolezze, tante dimenticanze, oggi si potrebbe parlare di una verità processuale più certa e più oggettiva. Rimane la vicenda di un uomo che oggi ha 35 anni e che per più di 4 anni è stato un innocente riconosciuto come tale e che da 4 anni invece è un colpevole riconosciuto come tale. Non finirà mai qui gli elementi processuali che noi abbiamo a disposizione e le indagini difensive comprovano che c'è stato un clamoroso errore giudiziario. Assolto, assolto, condannato, condannato. Molti si chiedono se questa sia una vittoria o una sconfitta per il diritto. L'unico caso anche in Italia, le sentenze possono sbagliarsi e quindi è giusto, qualora ci sia la possibilità di approfondire e di scardinare tutti i dubbi, farlo. Il problema è che in questo caso forse il ragionevole dubbio continuerà a rimanere ancora a lungo. Mamma mia. È vero. C'è visto così veramente non esci con questa certezza, capito? Non bisogna mai dimenticare che questa è una tragedia che ha colpito due famiglie. Questo non bisogna mai dimenticarlo. Noi, la nostra famiglia, ha perso una figlia giovane e l'altro, insomma, non l'ha perso, però ha un figlio che ha avuto una brutta vicenda. Che forza sua mamma. Sì, sì, sì. Stasi è stato assolto definitivamente dall'accusa di detenzione materiale pedopornografica, esatto, perché il fatto non sussiste quello che dicevi prima. Sì. Il momento dell'omicidio Poggi non è mai stato individuato, scrivono i giudici. Chiara era evidentemente diventata per un motivo rimasto sconosciuto una presenza pericolosa e scomoda. Quello che dicevamo. Non si capisce il motivo. Il carcere di Bollate a Milano, oggi Stasi lavora come centralinista. Con i previsti sconti di legge potrebbe tornare libero nel 2025, come dicevi tu. Sì. Avrà 42 anni. Magari... Esatto, ragazzi, quello che volevo dire era proprio questo, che... Aspetta che mi metto... Allora, lui, appunto, adesso da più di un anno... esce tutti i giorni per andare a lavorare fuori, fare rientro ovviamente in carcere. Il 39enne è stato ammesso al tribunale nel 2023, a 39 anni, dal tribunale di sorveglianza di Milano al lavoro esterno, svolge mansioni contabili e amministrative, corrige le prescrizioni sugli orari di uscita e di rientro in cella, sui mezzi di trasporto utilizzabili, itinerari da percorrere naturalmente. E Stasi avrebbe la fine pena nel 2030, ma per buona condotta con la questione dei 45 giorni di liberazione anticipata ogni 6 mesi, okay, che già ne avevamo parlato, vi ricordate? Lo può anticipare nel 2028 con possibilità di chiedere l'affidamento in prova già dal 2025. Ok, quindi probabilmente dovrebbe uscire. Potrebbe già, diciamo, essere messo in prova, non so se vogliono dire i domiciliari o un altro tipo di affidamento in prova, non so cosa si intenda, credo i domiciliari, boh. Ragazzi, è assurdo, io non ne sono arrivato a capo di questa cosa. Sì, è veramente, no, De Sciri dice, il caso più difficile che avete trattato, secondo me... Non è il più, cioè è proprio il più confuso, il più difficile da districare insieme a quello di Perugia. Troppi errori, troppe. Cioè, tra quelli che abbiamo trattato, quello di Meredith e questo, forse questo è ancora più.
Però in quello di Meredith c'erano già più prove. Non lo so, questo è veramente, veramente complicato. Veramente. Però c'era la situazione del DNA in casa, che però erano conoscenti. Alcune cose ritornano, eh. Non lo so. Ciao Fede, ci vediamo mercoledì. Mercoledì facciamo Costa Concordia, giusto? Sì, ragazzi, ciao, buonanotte. Chissà chi va via, ci vediamo mercoledì. Ovviamente lo vogliamo guardare tutto, anche se era un po' lungo, perché non, cioè, dividerlo in due non ha senso. Comunque sì, un bel tra virgolette viaggio in questo caso, che era comunque da rivedere, secondo me, da fare insieme. E comunque vedo che anche voi su questo avete veramente una grande confusione, cioè forse alcuni di voi sono un po' più per l'innocenza, quindi voi un po' più per la colpevolezza, ed è proprio quello, perché questo ragionevole dubbio ci rimane in testa, quindi... Però ci chiediamo chi può essere stato, no? Non è completamente innocente, non è completamente colpevole, però non trovi un altro assassino, cioè... Qualcuno dovrà essere stato, perché non si tira le martellate in testa da sola, qualcuno l'avrà fatto, no? Solo che non c'è neanche un movente, sembrerebbe quello, ma in realtà allora ovviamente la cosa è che ovviamente se fosse stato davvero Alberto Stasi, naturalmente lui continua a proclamarsi innocente, fosse stato veramente lui, allora quest'ora Chiara avrà la sua pace, perché comunque giustizia è stata fatta. 16 anni sono tanti, sono pochi. Invece se non fosse stato lui, ovviamente sarebbe un errore incredibile ed enorme. Sì, ma adesso come fai a capirlo? Cioè, anche se dovessi riaprire il caso... No, adesso non puoi più. Cioè, è impossibile. Cioè, a meno che... Cosa viene? Secondo me, le uniche volte in cui ci può essere veramente una svolta è quando... magari qualcuno si convince a parlare, magari qualcuno che sa davvero delle cose, che può dimostrarle, non solo che parli senza dimostrarle. Ah sì, sì, certo. O che magari con delle prove nascoste, o che magari il presunto assassino venga si fuori, confessi. Cioè, delle svolte in questi dopo un tot di anni possono avvenire. È l'unico solo modo, in a livello caso. Scientifico, a livello di indagini, come fai? È impossibile, cioè, non c'è più modo. Quindi è una verità che rimarrà nascosta, a meno che Stasi a un certo punto si svegli una mattina e dica... O il vero colpevole. Cioè, un'altra persona, ma il vero colpevole, dobbiamo dirlo, per la legge è lui. Stasi. Oltre ogni ragionevole dubbio, cioè questa comunque è stata la sentenza che bisogna rispettare. Effettivamente ci hanno lavorato comunque tutti veramente tanto, cioè... non lo so... Per niente semplice, raga. Ma anche proprio per loro, perché ha dovuto però poi... sta roba dei pedali, della bicicletta, queste sono le robe più strane. E il fatto del DNA di quel ragazzo lì, si è capito o non si è capito, di Sempio. E anche quello è un passaggio un po' strano, eh. Non lo so. C'era poco DNA, hanno moltiplicato... Cioè, non è proprio chiaro, eh. È vero. Sotto le unghie, questo DNA, le chiamate, quello c'è un passaggio strano. Però Stasi non ha mai detto niente su Sempio, è sempre rimasto, lui non ha mai dichiarato nulla. Ma no, non credo. Anche perché non può saperlo, quindi. Cioè, non è che può dire è stato lui. No. Però, cavolo, sta roba di quella roba del DNA è una roba che vedi che mi fa virare completamente dall'altra parte. Poi vedo la roba dei pedali e dico, porca miseria. Poi lui mi parla delle mestruazioni e dico, porca miseria. Poi lui mi parla di un'altra roba, mi sembra un sacco di minchiate messe insieme. Non lo sapremo mai, cioè non potremo mai scoprirlo noi. Questo è il punto. Quindi... Però è proprio brutto, cioè... Nel senso... Cioè resta di fatto che due famiglie sono state distrutte. Modo. Questo una ragazza così gratuitamente uccisa in questo modo, proprio veramente brutto. È per forza un omicidio d'impeto, cioè non è premeditato, perché non lasceresti tutto quel sangue. Oddio, può anche essere premeditato, perché l'arma del delitto non è stata trovata, comunque certe cose sono state cancellate, che cosa ne sai che non sia stato premeditato? Cioè, non c'è premeditazione, però accusa come aggravante. No, no, perché non hanno assolutamente alcuna prova per la premeditazione. Ma
Non è che perché non esistano prove non vuol dire che non sia stato Però se premeditato, si trova capito? l'arma del delitto, in effetti si potrebbe capire. Però magari può essere qualsiasi cosa, che è un'arma contundente. Non si sa neanche cosa. Un martello, un attizzatoio. Comunque, ragazzi, cioè, sono passati 17 anni? Eh sì. Nel 2007? No. Sì. 2007 è stato il delitto. 3, 10, 17. 17 anni. Tanto, eh. È una vita. Poverina. Anche e lei avrebbe adesso 40 anni praticamente. Chiara? No, 40. No, era, di più. Aveva 26 anni nel 2007, giusto? E più o meno, 43. 43. Poverina, poverina. Quindi voglio dire, alla fine di tutta questa storia ci sono queste famiglie distrutte completamente, soprattutto quella di Chiara, però anche il papà di Alberto, alla fine per il dolore è morto. Anche come il papà di Serena Mollicone che abbiamo fatto la volta scorsa, cioè... Queste persone che, cioè, il tuo fisico, la tua testa, il cuore non reggono. Certo, ti si mangia tutto dentro. Cioè, ragazzi, non si regge a queste situazioni. Tu vivi in uno stato d'ansia, di stress forte per anni, anni. Continuo, costante. Come fai? Ma anche se poi magari ti dichiarano innocente, sì, però con gli strascichi che te li porti dietro, cioè, è veramente molto brutto, sempre molto brutto comunque per tutti. E vabbè. Quindi ragazzi, quindi questo caso era ovviamente da fare, perché diciamo che nella nostra storia recente in Italia è sicuramente uno dei casi più celebri, purtroppo, che ci siano stati, più conosciuti dall'opinione pubblica, quindi grazie Vic, era da fare prima o poi. Vi ringraziamo ragazzi per questa grazie serata, a voi, raga. Per le sub, sì, per il supporto stasera, come sempre. Vi siete veramente spinti, quindi e grazie. Vi ricordavate tutti, quasi tutti del lunedì. Esatto, ci vediamo mercoledì mi raccomando, quindi doppio appuntamento. Mercoledì abbiamo alle 21 Schettino e la Concordia. Anche lì caso... Lì mi sa che sarà un... Cioè io non so neanche quanto durerà, perché durerà tanto, c'è da tanto da raccontare. Devo guardare ancora, devo controllare. Cioè raga, un caso lunghissimo, folle anche quello, di poi un uomo che è entrato e uscito, ha fatto Mamma lezioni mia. All'università sì, dopo, cioè, follia, una follia. C'è proprio una controversia. E poi quante persone sono morte, ragazzi, cioè... Sì, una roba... Quante persone sono morte, cioè quello che dobbiamo ricordare. E lì è proprio una tragedia immane. Io sì. Me lo ricordo ancora quei giorni. Poi per di questa per nave, che sei, cioè tutti col fiato sospeso. No, no, terribile, terribile. Perché io poi ero convinta che si salvassero tutti. Cioè, quando sì, io sì, poi sì. avevo saputo che erano morte così tante persone, diciamo, ragazzi, ma è possibile in quel, io ero allibita, dicevo, ma cavolo, ma una, cioè, ci una sono le tragedia così grande. Le cose, sì. Il capitano, cioè, sai che succede questo, cioè. Cazzo, non siamo all'epoca del Titanic. Poi sembrerebbe ero che stupitissima. Sembrerebbe che lui non volesse accettare il fatto che avesse bucato, cioè avesse preso quello scoglio, cioè non l'ha accettato, capito? Un po' per orgoglio. Ma King no, in carcere, sacco. No, no, non è in carcere, non mi sembra proprio. Non mi pare sia in carcere. Ha deciso zero sulla Concordia. E allora magari no. Mercoledì se Ma ci stai scherzando? Sarai, magari ci racconterai qualcosa. Aiuto, folle questa roba. Comunque, insomma, mercoledì ci racconterai ora. Va bene. Ragazzi, mezzanotte siamo andati molto, molto oltre anche per voi. Nel senso, magari domani dovete fare delle cose, giustamente, domani mattina vi svegliate presto. Quindi vi ringraziamo per essere passati questa sera. Ci vediamo mercoledì alle 21. Grazie di cuore a tutti grazie voi. Grazie a tutte le sub, raga, davvero. Grazie per il supporto. Continuate a supportarci, veramente importante questa cosa. No, e ci vediamo però domani, eh. Ah, se domani, tutto sì, va sì. bene, domani alle 21 qua che ci vediamo. Per chi ha Prime, se no non vedete fate niente. Fate Prime, ragazzi, che proviamo a fare questa cosa. Sì, ovviamente se volete. Grazie Fede, facciamo grazie a tutti. Un tentativo domani. Grazie Fede, grazie Luca, Sakura, Matteo, Kautar, Deshir... Rosa, tutti, Matteo, tutti. Vittoria, tutti quanti che sono entrati, tutti quelli che hanno fatto le sub, tutti
tutti quelli che ci seguono sempre. Ci vediamo domani per chi è al Prime, comunque ci guardiamo l'All Talent Show, e sempre alle 21, e soprattutto mercoledì, per chi è appassionato di queste serate. Un bacione, riposatevi, buon lavoro domani, buon tutto, buon studio, buonanotte. E un grande...